Ok ragazzi, salve, buon pomeriggio a tutti. Allora signori, benvenuti a tutti, come state? Aspettate che vi mando una rapida pubblicità giusto per iniziare la live e boom. Signori, benvenuti in questa fantastica avventura chiamata Sea of Thieves. Ieri sera ragazzi mi hanno dato la key, me l'hanno data intorno alle 10 e ho giocato dalle 10 fino alle 4 di notte insieme a Viacex e Ste, due miei amici che comunque conoscete perché erano anche ieri in live e abbiamo farmato come dei maiali. Signori, iniziamo subito a giocare. Io ho già iniziato a giocare per i cavoli miei. Siamo già avanti con la storia, tra virgolette, ed è bellissimo. Ieri abbiamo fatto io, Viacex e Ste diciamo, dei galeoni. Abbiamo fatto un galeone da tre e abbiamo ottenuto in totale tipo una trentina di bauli. Ok, siccome il filmato iniziale non mi interessa, lo skippo. Allora, andremo su una sloop, quindi la scialuppa per singoli. E salperemo ovviamente in solitario perché siamo da soli. Questo è il mio personaggio, il Capitan Dav. Eccolo qua, bellissimo. Dai, welcome to the Sea of Thieves, yes. Quindi salpiamo ragazzi nella nostra fantastica avventura. Ovviamente ragazzi, se vi piace la live, mi raccomando, lasciate un bel like e invitate i vostri amici a iscrivervi. Signori, oggi andremo a caccia di tesori. Dai. In questo periodo ragazzi faremo tante live di Sea of Thieves. Preparatevi perché è troppo figo. Come ho detto ieri sera ragazzi, ci siamo divertiti troppo. Poi se dopo ci sono anche i viaggi che se giochiamo anche con loro. Tipo, fate caso, tipo oggi sono andato a letto tipo alle 4 di notte insieme a Viacex e Ste e mi sono svegliato alle 7 e mezza per andare a lavoro. Tipo ero stamattina ero tipo distrutto, però ne valsa la pena. Ok, Viacex mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, mi sa che c'è già. Aspettate. Ok, aspettate che ho mandato un messaggio a Viacex. Ok ragazzi, ci facciamo una missione in singolo per farvi vedere un po' come funziona il gioco. E poi andiamo con Ste e Viacex. Allora, non so se ho già preso le missioni. Allora, si prendono questo tizio. Allora, no, ho sbagliato. Sì, scopri le offerte, vediamo. L'ho già preso, ok, ho già l'inventario pieno. Andiamo alla nave. E ce l'ho già i vestiti, ce l'ho già i vestiti. Ho già giocato, ho già tutti i vestiti. Quanti soldi ho? Ho 2078 monete, non sono tante. Allora, non conosco questa barca perché è la prima volta che ci gioco in singolo. Allora. Ovviamente ci mettiamo la spada, poi l'archibugio. Allora, facciamoci il malloppo di Lutin Lobgaz. Vai. Allora. Qua abbiamo fatto. Dobbiamo andare dove? Vediamo subito. Ah, ci sono due tesori. Bello. Ah, dobbiamo trovare un'isola così. Ok. E aspettate, un'isola così. Intanto cerchiamo questa. Allora, è un'isola ambigua. Allora, è un'isola molto. Ah, questa qua potrebbe essere la prima. Non puoi vedere. No, la prima è una specie di robo. Ok. Andiamo a cercare quest'isola. Ciao, sì, benvenuto in live. Allora, eccola qua. Allora, una è questa qua, Lookout Point, l'abbiamo trovata ed è davanti a noi. Io direi intanto di cercare l'altra isola e poi andiamo su questa qua. L'altra invece è un'isola un po' più strana. C'è un isolato a fianco, quindi dovremmo ipoteticamente vederla. Ma questa non è. Ma potrebbe essere questa, eh? No, non ha isolati a fianco. Ambiguo. Qua non c'è niente. Qua non ci sono isolotti. Questa? Eccola qua, Chicken Isle. Perfetto, sono molto vicini. Dobbiamo andare a tutto avanti. Perfetto. Là sotto c'è la coperta. Fantastico. Nice. Ok, è la prima volta che uso sta nave, scusate. Ciao Asia, ciao Uta. Allora, dov'è l'ancora? Ah, qua dietro l'ancora, ok. Allora, aspetta, devo prima aprire le vele.
Ok, il vento. Ok, devo spostarle. Ok. Ok. Ciao, Viace. Viace, se vuoi venire intanto su Discord, parliamo. Ok, allora, nel frattempo che tanto questa va avanti, andiamo a vedere dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare tutto davanti, giusto così? No, sta girando un po' troppo la nave. Shit. Dovrebbe esserci un'isola. Ah, quell'isola là davanti, ok. Deve essere già come si gioca. Ieri sera ci ho giocato tutta la sera con Viacex. Sono andato a letto alle 4 per giocare con Viacex. Oppure vieni tu su DS che è un audio migliore. Anche. Vengo, fammi finire la missione e vengo. Ma ok, ragazzi, dobbiamo andare a quell'isola. Finisco la missione e poi ci sono, via. Viace, ci sei solo te o anche Steak? Non ho letto su. Non ho letto su WhatsApp. Anche se c'è anche ste, perfetto. Potete chiamarmi Dav Barba Bianca. Mi va bene di Barba Bianca. Ok, nel frattempo, ragazzi, che la nostra isola. Andiamo sull'isola. Vado un attimo su TS, così almeno. Non so, ragazzi, non sto guardando la traiettoria. Channel switched. Ok, sono in istanza streaming quando volete, sono in istanza streaming. Oh Cristo! Ok. Ciao. Yahoo! Madonna che drift. Ok ragazzi, faccio questa missione veloce e poi arrivo, Sì. così perché voglio vedere un po' com'è in singolo. Ieri sera, ragazzi, ci siamo divertiti da morire. Abbiamo trovato un botto di trofei. Mamma mia. Però dovrei un attimo abbassare forse il volume dell'audio. Audio, perché. Ho paura che voi non vi sentite molto. Cioè, non vi sento nell'aria. Prova a parlare. Ti invito, piace. No, Oh, ci si sente, non lo so. Vabbè, sì, fai il galeone, perché. Sì, ho già fatto. Ok, non so neanche che isola è questa. A quale sono andata? Ma questa dovrebbe essere. Non puoi vedere. Vediamo un po' se qua c'è un isolotto. Qua ci sono degli scheletri innanzitutto. Boom. Oh cacchio. Perfetto. Allora, qua non ci sono isole. Tu sei Viacex Che cazzo è Barbarossa? questo? Forse avete messo non lobby privato. Ah, cazzo. È vero. Ma Basta che usci. mi continuo a dimenticare che se Mandatelo in prigione, non lasci. toglietelo più, così se ne è così quieto. Se lasci uno slot libero per invitare gli amici, te ne cerca automaticamente uno. Quindi bisogna Infatti crearla sto quando cercando un cerchi tesoro che l'altro. non trovo. Sì. Cazzo. È che non so che isola è questa, cazzo. Dovrebbe essere questa, no? Non puoi vedere. Ah, ma ho sbagliato. Ah, era qui. Ah, ok, qua. Sento dei versi incredibili. Guardate questi. Pum. Avete fatto qualche missione poi ieri sera, quando me ne sono andata? Io sì, una da tre isole.
trovato il forziere. Ovviamente, mi aiuti a trovare un tesoro, non lo trovo. Aiuto. Allora, aspetta che guardo la lava. Brava, guarda che ammazzo qualcuno. Aspetta che sto mattando gli scherzi. Quindi usciamo da qui, cioè, vabbè, no? Tanto io devo trovare due, ho già le mappe pronte, se faccio in fretta, se mi aspettate 2 secondi ci sono. L'isola è questa? Sì, sì. Ok, tu guardati un attimo intorno. È qua, è qua. E quindi qua c'è la punta. Aspetta. Ah, già i sandali. Cosa mangi la banana tu? Prova a farmi la sponsor, grande King. Dovrebbe essere qua, no? Allora, apriamo mappa. E non mi convince molto che sia. Però girati indietro. Torna nella stradina da cui sei venuto e corri dritto giù di lì. No, vedi, tu sei nella stradina, sei nella stradina in mezzo proprio alla dici? Vai a destra ora. Sì, a destra. Ah, è vero, qua c'è un'altra strada. Quindi è qui. Sì. Eccolo. Grazie amici. Ho quasi finito. Qua c'erano tipo 10 scherzi su questa isola. Bellissimo. Ciao BS, benvenuti in live. Allora, dato devo andare a riprendere il tesoro che l'ho perso. Dov'è? Ecco qua. Ok ragazzi, altro tesoro. Boom. Fai Penumbra, Amnesia, Eyes of Cry o Fear? Non li farò perché tanto sono giochi che non si guarderebbe nessuno. Perché tanto la gente vuole solo giochi di tendenza. Quindi porterò giochi di tendenza. I giochi come quelli lì li giocherò per conto mio o li farò offline. Oh, ciao Luca! Bella! Signori, mi raccomando, se non siete iscritti al canale di Luca, iscrivetevi subito, ragazzi. Iscrivetevi. Ha da poco iniziato a fare video, ragazzi, merita tantissimo. Mamma mia, come va Luca? Sto guardando il tuo mare, mi fa invidia. Ma c'è tutto ad ultra. Ti 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 ti. Allora, quest'isola abbiamo tolta. Devo andare tutto a sinistra. Ok. Da solo è difficile perché devi. Non hai nessuno che ti aiuta, mamma mia. Avete il galeone? Faccio una missione in singolo e poi giochiamo insieme col galeone, sì. Guardate un attimo le mani. Cosa vuol dire? Provo a avere. Tipo. Vedi uno per spingere la cosa, la. No? L'ancora. Ah sì, c'ho i tatuaggi. Ah, ok. C'ho i tatuaggi alle dita e anche una cicatrice. Vedevo delle cose nere, non ho capito. Ecco. Penso di aver perso leggermente il controllo. Allora. Destra, signori. Però li porterei i giochi horror che ti ho detto, perché sono giochi horror. Non li porterò perché tanto non si riguarderebbe nessuno. In live farò pochissimi giochi. Farò Sea of Thieves, Fortnite, Rainbow Six, forse, e basta. Tanto il canale, ragazzi, ormai sta morendo, quindi faccio giusto live e... Tanto i video non si riguarda nessuno. Allora. Quindi porterò live dei giochi che giochiamo al pomeriggio. Tipo, se noi adesso giochiamo, fai finta, giocassimo a Counter-Strike... Sarebbe stata una live di Counter-Strike. Ho quasi finito, amici, eh. Così giochiamo insieme. Ma se mi avevi attivate 2 minuti prima, non accettavo le missioni e non partivo. Mamma mia. Sì, tanto non è. Adesso stai andando per un'altra. Sì, perché la missione ha 2, vedi? Ne ha 2. No, ma l'ho già trovata sulla mappa, è davanti. Mm-hmm. Ragazzi, siamo nell'occhio del ciclone. Ah, aspetta, ma devo girare il vento? Vedi, sì. Cioè, girare il vento, girare. Se riesci a girare il vento, sei fortissimo. Ma devo lasciarlo adesso. Ta 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 ta. Oddio, ho sbagliato strada. Ah, quell'isola là, ok, la vedo. Quindi niente Penumbra, niente Outer 2, niente WD. No, no, Uta, mi dispiace, nel senso. Io l'avrei anche portato, ma se la gente non guarda le live o i video non posso portare giochi con 0 spettatori, nel senso, non avrebbe un senso logico. Mi sono una Pro League di Counter. 15.000 punti, grande.
piace? Sì. Perché? Ah, ci sei. Cioè, ci siete. Aspetta, aspetta, visto che sto prendendo l'ultimo tesoro, aspettate. Però intanto così facciamo già la partita. Così quando ha finito dobbiamo solo invitarla. Sì, infatti, così almeno sono già dentro. Io lo guarderei, una persona non merita la live, nel senso. Non, perché fare una live ci vuole molto impegno e anche. Ci vuole impegno e perdere comunque delle ore per giocare. E se perdo ore per una persona sola non avrebbe senso. Di cosa stai parlando? Che non... No, che la gente ha chiesto perché non faccio più giochi horror sul canale. Oh cazzo! Oh mio Dio, mi sa che ho sbagliato strada. Guarda che bella la luna, la luce della luna che si riflette sul, sull'acqua. Dov'è? Pronto a te. Ah, vero? Che bella. Ma è bellissimo, sto gioco ha una qualità altissima. Guarda l'aurora boreale! Damn! Sì, infatti lo tengo al massimo. Anch'io. Sì, sì. Bella l'aurora boreale. Eccola l'isola, la vedo. Ciao Nightwars, tutto bene, grazie. Guardate il teschio, ragazzi, che figo. Mamma mia. Aspetta, c'è stata una donazione. Aspetta, non me l'aspettavo. King Rulo ha sborsato 10 euro. Bel gioco, Sea of Thieves. Grazie, King. Grazie mille. Grazie mille per la donazione da 10 euro. Bel gioco, Sea of Thieves. Hai proprio ragione, proprio ragione. Proprio un bel gioco. E se vi piace... Cioè, spero vi piaccia, ragazzi, perché lo porterò molto spesso sul canale, visto che è un gioco fighissimo. Grazie mille, King, grazie. Guarda, lo sai che mi mancavano circa 10 euro per potermi comprare Far Cry 5? Quindi, King, grazie a te potremo iniziare Far Cry 5 quando uscirà. Ah, io non ce l'ho. Non compro, dovevo scegliere fra Sea of Thieves o Far Cry 5. Dubbio compro entrambi. Tu sì. Anche Far Cry 5 è bellissimo. Infatti secondo me sarà una figata. Infatti lo compreremo appena esce. Deve uscire anche tra pochi giorni forse. Sì, il 27 martedì prossimo. Magari lo compro, ragazzi, vediamo. Cioè comprare lo compro. Vediamo se comprarlo subito oppure no. Perché prima, tanto voglio godermi prima Steam of Steve. Perché se compro troppi giochi poi non so cosa giocare. Ok, sto atterrando sull'isola, eh. Sono passati 2 mesi dall'ultima serata horror. Lo so, Uta, ma non è colpa mia se la gente non guarda le live. Nel senso, se la gente vuole solo Fortnite non posso portare altri giochi, nel senso. Non farebbero viso. Non è cattiveria, è. Che devo comunque fare delle spettatori. Perché se faccio una live senza spettatori o uno spettatore non avrebbe molto senso. Mamma mia la precisione. Cazzo. Acqua. Vabbè, la precisione si intendi che c'è entrato la... Ragazzi, dov'è il legno? Dov'è il legno? È il barilotto al centro. Ok, al centro. Cazzo. Ok. Che precisione. American Sniper. Allora. Aspetta, ma è questa l'isola? Aspetta un secondo. Sì, ok. Allora, dobbiamo trovare. Ma io non ho più colpi per il fucile, aspetta. Madonna! Oh. Quel trick shot. Ormai mi sono buttato. Devi fargli il triccio. Quanto è duro, madonna. Ok. Allora, signori, dobbiamo trovare il tesoro. Allora, come facciamo a capire la cosa? Allora, lì c'è l'isolotto. Quindi, ipoteticamente, dovremmo essere vicino a una roccia, che è questa. Quindi qui. No, non posso scavare qui. Ti consiglio, allora, guarda, vedi che dove c'è l'isolotto. Aspetta. Sì. Sulla destra c'è tutta la parte della spiaggia.
fino ad arrivare a una roccia. Inizia a cercare quella roccia che è già un Ah, questa roccia qui. Ok, primo punto. ah, ok. Così ti riesci già a orientare un po' meglio. Poi vedi che c'è quell'isoletta piccolissima di solo sabbia e tu ci sei Ah, giusto quindi ho sbagliato vicino. lato, è vero. È vero, ho sbagliato lato. Ma sei Grazie, Ste, è giusto? vero. Sei giusto Ah no, adesso? dov'è l'isolotto piccolo? Torno indietro. Non mi pare di averlo visto. Sì, l'ho visto. Allora. Ah, sì, eccolo qua. Ah, quello è l'isolotto, quindi ipoteticamente dovrebbe essere qui, tesoro. Qua dietro, intorno a sta roccia. Eccolo qua. Mi sa che lo piglio pure me. E va bene, Giacomo, ti consiglio di avere un bel PC perché è pesante come gioco, molto pesante. Ciao Dark, Origin, posso giocare con voi? Mi spiace caro, ma non giochiamo attualmente con gli iscritti. Per cattiveria, se no volevano giocare tutti. Facciamo un'avventura noi tre. Oh, c'è stata una donazione, aspettate. Creed09 ha sborsato 6,66€. Sono King. Ah, Il perché diavolo. è Creed. Grazie. Grazie mille per la donazione di 16 euro. Quasi 17 euro in totale. Grazie. Grazie mille, King. Cioè, come al solito, ti dimostri uno dei top donator. Grazie mille. Comunque, nel caso, Dark, se vuoi iscriverti e goderti la live, fai pure, caro. Grazie mille, King. Apprezzo tantissimo. Ah, ti dedicherò una canzone. Mi sa che intendeva sono King nel senso di fare come King, però era davvero qui 09. No, era Crit trattino basso 09. Ah, Ti sto ok. Allora dedicando una fake. canzone. Oddio, ma la barca si sta muovendo. Aspetta un secondo. Oh Tirato mio fuori Dio, ci la. sono dei buchi in una barca. Ma com'è successo? Si è mossa e ha strusciato Ma un chi è che po', sta mi sa. guidando? E che hai alzato un po' l'ancora, non sta più toccando per terra. Ah. Vabbè, la barca se ne sta andando, boys. Non so dove. Ma devo trovare l'avamposta. Quella è un'avamposta, sì. Devo andare tutto dritto. Ok. Ok, ragazzi, tra poco giocheremo con Ste, piace. Sono in ansia, voglio provare questo nuovo gioco che Che non abbiamo mai sentivo giocato consigliare davvero bene. Non insieme. abbiamo mai giocato perché mi è arrivata 10 minuti fa Avevo già e fatto quindi non bene, posso con tutti questi soldi avercene. potrei comprarti Fallout 4. Guarda, mi tengo i soldi per comprarmi Far Cry 5, mi dispiace. A parte che Davvero, ho Fallout già 4 scritto da quando costa avevi tipo 500 10 iscritti. euro. Ah, davvero, Dark, grande. Cosa, scusa? Che Fallout 4 costa 10 euro ormai. Ma c'ho 70 euro precisi per farlo, capito? Quanto ci butti da 1 a 10? Se intendi di qualità del gioco? 9. Assolutamente 9. E non ti dico 10, anzi tra 8 e mezzo e 9, perché appena uscite ci sono un paio di bug. Tipo ieri abbiamo portato 11 bauli e non ci ha dato nessuna ricompensa, perché si era buggato il server. E ci sono ancora, sti bug perché. Eh sì, ma ovvio. Cioè sono più che altro bug perché è appena uscito il gioco. Appena li risolvono posso dargli anche un bel 10 su 10 come minimo. Perché veramente con gli amici è troppo divertente. Ieri sera abbiamo giocato praticamente 3 o 4 ore di fila e il tempo è passato velocissimo, non ce ne siamo accorti. Vero. Troppo bello questo gioco. Ma è bello, sì. Io sto cercando Far Cry Id Fun Horror, lo voglio prendere. Cos'è? What? Infatti c'è stata un'altra donazione. King Rool sta sborsato 50 euro? Diga. King! Damn. Impazzito, ora King ti ha prendo. sborsato praticamente 70 euro oggi. Porco due, posso. Altro. Ora puoi comprare cosa anche a me. Per piacere. Grazie, King! Oh mio Dio! Altro che. Ragazzi, appena giochiamo insieme, dedichiamo una bella canzone a King. Dai, facciamo il Certo. concertino. No, grazie mille, King. Non me l'aspettavo. Damn! Grazie mille. Guarda, intanto che andiamo a schiantarci, ti dedico una canzone. Oddio, stiamo andando a schiantarci, aspetta un secondo. Abba bordo!
Comunque, ragazzi, poi dalla prossima live mi sa che metterò i top donator a schermo, perché... No! Cazzo! Aiuto! L'olandese volante! Vabbè. Tutto a posto. Prima di portare... Ok. Tutto a posto, signori. Ciao Riccardo, bella Sofiane, benvenuti. Ma che... Roni, non ci sono paragoni. Ma che cazzo è successo lì? Ho parcheggiato. Te no, ti sei teletrasportato. Eh sì, mi sono teletrasportato giù. C'è del dissing nella... chat. Nella chat. Comunque, l'hai presa la chest accanto al tizio che vende vestiti? C'è una chest? Eh? Dicono che c'è una chest vicino al tizio che vende vestiti. No, non l'abbiamo presa. Ha dei vestiti fieri che sono free. Ah, sì? Ma in teoria dovrebbero essere quelli che hai anche sulla nave. Ah, ma penso di sì, penso di sì. Sì, 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 abbiamo guardato, se intendi quello, sì. Ok, mi invitate? Che giochiamo? Quando torno... Okay. Il nome principale. Ok, signore, abbiamo portato due bauli, abbiamo fatto un po' di monete. Comunque, veramente, grazie mille, King, per le donazioni. E grazie a tutti, ragazzi, per guardare la live. Mi raccomando, lasciate un bel like e condividete la live con i vostri amici, signori. Aspetta. Comunque, ragazzi, adesso vi faccio vedere un po' meglio il mio personaggio, che non ve l'ho fatto vedere. Escilo. Esco il personaggio. Guardate che il mio gioco sta ricercando monete false. Ah no, ma quello che dici te, Giacco, è una versione speciale che devi pagare di più. Cioè, sono delle skin speciali, non ce l'abbiamo noi. Cioè, perché pagare in più per una skin da capitano non c'è voglia. È arrivato l'invito? Sì, sì, ma perché mi sta caricando qualcosa. Se ci fosse arrivato. Vedete cosa succede se accetta, si paga tutto, secondo me. Ma è sì, meglio aspetti finisca di caricare. Ah no, ho cliccato, ti stai unendo una partita, sì? Niente, è esploso il gioco, penso. Mi sa che devo riavviare. Ma ci dovrebbe essere anche la benda. Sì, la benda del One ce l'ho, quella ce l'ho. Forse non ce l'ho equipaggiata. Aspettate, ragazzi, chiudo il gioco e lo riavvio. Ok. Che si è fottuto tutto. Oh. Adesso ci metto 30 millesimi secondi. Sì, sì, quella lì lo ce l'ho, Giacomo. La benda ce l'abbiamo tutti. Il vestito della pirata invece no. Mi puoi invitare per favore, Ste? Sì. Guarda che sto partendo. Guarda che schippo il filmato iniziale. Mm-hmm. In cerca di monete false un'altra volta. Dai, speriamo che non si bugga. Sto accettando l'invito del Surste. Grazie, molto gentile. Ecco, vedete, questo è il mio personaggio. Come puoi vedere, c'ha la benda. Oi, Hacker Girl, benvenuta. Benvenuta. Anzi, dovresti essere. Oddio, Anna, mi pare. Forse. Ma siete, ecco, già, siete solo in lobby oppure siete partiti? Siamo solo in lobby. Ah, ok, grazie per avermi aspettato, amici. Nulla. Sono venuto per salutare, ora devo andare. Ciao, ciao. Uscire una faccia, ho detto, la webcam la userò con i video horror, live horror, quando le faremo, se le faremo. E ragazzi, c'è anche il Kraken, quindi potremmo essere assaliti dal Kraken, se abbiamo fortuna. Il Kraken. Comunque, King, grazie mille per le donation. Donation machine. Non me l'aspettavo. Poi, peccato che non c'è Kava, se no potevamo fare... Il 4. Giocare con Kava? Quando lui è disponibile, perché lui ha già un team di amici con cui giocare, quindi tipo lui è già una ciurma, quindi quando lui è da solo può venire da noi, invece non possiamo andare noi da lui perché appunto è sempre in pieno. Però quando vuole giocare può venire, ovviamente. Però comunque sono il top donator di Kava, grande. Quanto è donato anche lui? Ciao Rapu, tutto bene? Dove siete, amici? Io sto ancora caricando. Cioè, Steve, sfogliamo una canzone per King che ci ha donato.
Rappu. Anzi, sai che cosa devo dire? Vieni con me. Brechiamo. C'è una bella bevuta. No, ti prego. In tuo onore, King. Non fate bere Dav. Oh, alla salute, Ste. Già con un boccale inizia a barcollare. Sì. Una ciurma. Vabbè, dobbiamo bere. Beviamo. No, alla salute, amici. Comunque, io ho due missioni da fare. Sì, ma invece tu mi sei spostato. Vabbè, dobbiamo bere. No, ero dietro in tempo e tutti. Aspetta, che ti devo mutare, che ti sento 70 volte. Aspetta, riempi il boccale. Per boccale, per favore. Perché se premo invia mi si riduce con il gioco, cioè con schermo. Ho messo la musica da pirati, boys. E quanto barcolla. Ma non molla. Non lanciare anche questa. Damn, Jaco Savage. E beviamo il terzo. Cioè, io sono tipo al quinto. Io mi sono fermato perché adesso c'ho il secchiello davanti. Ah, sì. È fra un po' Vinond. No, no. È perché tu riesci a colpire. Okay. Ho cominciato. Non c'è iniziato lui. Ah, che schifo. beh, non vedo niente. Sì. Perché il mio non vomita. Oh, ho vomitato. C'è anche la musica distorta. Sì, per... Musicisti ubriachi. Ho vomitato sullo strumento. Che schifo. Cos'è questo lamento? Che schifo. La gente che vomita. Puro come il canto delle sirene quasi. Altro che meglio. Io vado a farmi una nuotata per svegliarmi. Se vai, se ti butti in acqua si riprende un po'. Infatti. Black Plague. Vado Black Plague. Mal di testa. Andiamo. Dov'è la nostra barca, eh? È quella? Sì. Andiamo, amici. Andiamo. Ho già delle missioni, potremmo fare quelle con più tesori. Cosa facciamo, come ieri, il giro di tutti? Giro di sì. Keep your. Io prendo rifornimenti un attimo qua. Banane, assi di legno, se trovo delle case. Ok, ho comprato una cosa che costa 20 monete. Quindi è vale. Io ne ho 3 da 40. A me costano tutte 0. Perché te non sei ancora a livello 5. Se ti premi tab, il cacciatore d'oro che è livello 6. Apprendiste. Cacciatore d'oro sono al 7. Devi andare dal tizio che vende i trofei. Vacci, quelli dove portiamo. Quelli davanti a te. E entraci la prima tacca in alto a sinistra poi. C'è scritto con 100 monete compri una cosa. Aumenti di grado con i cacciatori d'oro qua. E quindi ti dà le missioni più fighe. Hai visto? Sta caricando. Quando mi piglio le banane? Aspetta, ma la cassa di legno non ce l'abbiamo più, no? Bello. Era utile. Ho toccato qualcosa. Prendi soldi. Prendi le missioni con le spezie. Mi si è danno più soldi dei bauli. Ah, grazie per l'informazione. Devo un attimo uscire. Devi deviare? Sì. Va bene. Cosa che ha detto pistole per bauli? È che i bauli con dentro le spezie danno più soldi. C'è le missioni che trattano le spezie. Buona sapersi. Ah, ma noi abbiamo sbloccato le missioni per ammazzare i boss. Buono, dopo le facciamo allora. Adesso ci facciamo un po' di missioni. Io spero che ci siano le missioni. Quelli con il tesoro da dire fai 5 passi a est, quelle robe lì. Quelle troviamo mi sembra figlio. Ah, probabile. Intanto metto la missione via, se puoi accettarla. Aspetta. Sì, intanto aspettiamo ste. Ieri uno consegnava bauli che davano 350-400. Sto qua ha consegnato una spezie e ha sganciato 2k, minchia.
Tanta roba. Sì che noi siamo ancora all'inizio, quindi ci dà pochi soldi. Mi dici quali sono i privilegi degli sponsor? Allora, gli sponsor hanno il nome verde, hanno l'icona del biscotto a fianco al nome. Poi hanno i video in anticipo, possono vederli tipo uno o due giorni prima, se mi ricordo di mandarglielo. Quindi dovete avere Telegram, così vi mando il link. E poi possono utilizzare delle emoticon speciali create da me, che devo ancora creare perché mi sono dimenticato di farle. Però poi le farò. Essenzialmente. E poi essenzialmente okay. Supporti il canale, ecco. Se mi invitate... Invitate se puoi, via. Che se faccio al tab si fotte OBS. Ok. Se non è un problema, adesso lo faccio io. No, no, vado, vado. Metterei un sandalo, vero? Come emoticon spero proprio di sì. Metterò tipo il sandalo di Cristo. Tipo il sandalo e come descrizione il sandalo di Cristo. Lo potrei fare, sì. Si potrebbe fare. Ottima idea, quindi, mi piace. Sì. Intanto ragazzi carico i cannoni. Ok, io sto cercando le isole per risparmiare tempo. Bravo. Due isole. Sì, sono due. E ma sto guardando l'altro. Dai, che palle però. E grazie mille a King Rule per la sponsorizzazione. Grazie mille, benvenuto nella famiglia degli sponsor anche. Mamma mia King, oggi stai andando on fire. Grazie mille, guarda. Appena finita la live vado subito a... Sei crescente il gioco, stai? Sì. Vado subito a mettere l'emoticon. Ho trovato l'isola. Guarda, vedi, c'è il biscotto fiero a fianco al nome adesso. Grazie mille King. Ho fatto il tab giusto due secondi per mutarmi, dato che mi è venuto da starnutire. E... starnuta pure. Niente. Voglio fare così. Grazie mille King, è apparso sulla schermo la sponsorizzazione, grazie. Wow, sono fresco, assolutamente. Grazie mille King per il supporto e anche per esserci in ogni live, grazie caro. Se riusciamo stasera ragazzi faremo un'altra live di Sea of Thieves se giochiamo. Cioè io la faccio, poi se ci sono anche Viax e Ste, meglio così. Ah, io sì, non c'ho. Perfetto, perfetto. No, i prossimi 20 anni non ho più impegno. Quindi ragazzi, questa sera live... Per giocare a Sea of Thieves. Esatto, per due settimane anche Ste. E... Esatto. Non so quando concluderò la live stasera, invitalo se puoi. Perché ieri sera siamo andati avanti fino alle 4, quindi vedremo. 24 ore su Sea of Thieves, una nuova serie su D-Max. Porco, è un attimo. Intanto okay. Metto le vele io. È diventata notte, ste. La notte è strabella, molto molto bella. Il problema è che quando vai a cercare i tesori sulle isole non si vede un cazzo. Quindi o qualcuno si mette lì con la lanterna. Non ci sono io con la lanterna. Non io. Allora, primo è un po' a sinistra, quindi parto orientato a sinistra. Ma via sti dov'è? Sono in caricamento. Ah, ok. Sì, non parto ancora. No, parlo, perché ho capito che volevi già partire, quindi so no, già nel salito. Senso sto solo. Ciao Banan! Perché si sono chiuse? Ah no, niente, niente. Comunque l'ho messo così. L'ho messo in questo modo almeno. Non siamo completamente contro vento, dai. Ciao Christian, ce l'hai FIFA? No, ma ho intenzione di comprarlo. L'ho trovato tipo a 15 euro e potrebbe essere un acquisto interessante. Ma sì, anche perché c'è tutta l'estate davanti, perfino a, mi sembra, quando è che esce più novembre, ottobre. Settembre, fine settembre, sì. Quindi, potrei comprarlo. Poi con le donazioni di King è ancora più fattibile questa cosa, quindi si potrebbe veramente fare. Si potrebbe fare, boys, fatemi ci pensare e vedrete. Oppure compriamo Far Cry 5, via. Beh, quello posso... beh, non ho così tanti soldi. Lo compro a te, non lo compro a me. Signor Ste, dov'è lei? Ok, sono appena spawnato. Esimio, Enghi. Leggi sopra, esci la tua faccia con questi tre giochi horror, Penumbra, Black Plague, Outlast 2, Debbie. E King ha donato altri 10 euro. King! Ecco, con questo.
Questa volta però è donato tramite super chat, lol. Deon King on fire. Grazie mille per la donazione. Allora, cos'è che devo fare? Del tipo, fai, devo fare come vendergli la roba? Sì, e in alto a sinistra c'è tipo sali di rango, cosa del genere. Costa 100 monete. Corsaro d'oro. Probabilmente aggiusta i viaggi di corsaro, del corsaro d'oro. Ok. Figo. Grazie mille, King, anche per la donazione di 10 euro. Comunque, Utta, come ti ho detto, non farò serie horror adesso. Che non fanno spettatori. Lei è un evasore fiscale. Guarda, Banan, prima ha fatto lo sponsor e ha donato quasi 80 euro. Mamma mia. Quindi, on fire. Dai, partiamo, signori. I miei prodi. Qualcuno vada al timone. Vado io. Aspetta, prima però. È già orientato tutto a sinistra, te. Ok. Ho già girato tutte le vele. Già tutto pronto. Sì, ovviamente ti aspettavamo. Ho caricato i cannoni. Cambiato, sì. Come controllare giusto dove che dobbiamo andare? È bella domanda. Qua stravicino. È qua a sinistra. Quale isola è? Ah, quella là, la vedo. Quella là giù in fondo? È quella là a sinistra, qua sì, quella là. Leggermente a sinistra. Quella là, guarda. Si vede all'orizzonte. È grossa, sì. Minchia. Sì. Mamma mia, è bella grossa. Bella qua dritta. Ragazzi, guardate quanto è fiero, siamo sopra a sto coso. Ci sono due tesori su quest'isola e... Grazie mille, King, per l'altra donazione di un euro. Grazie mille, King. Ciao Dante Alighieri, ascolti gli Oasis, i Beatles, Nirvana, Pink Floyd e altri gruppi che hanno fatto la storia. Guarda, gli Oasis onestamente no, i Beatles sì, i Nirvana li amo, il mio album preferito è In Utero. E i Pink Floyd sì, e ci sta. Gli Oasis no però. Grazie mille per la donazione, King. Altri 5 euro di King. King on fire oggi, grazie mille per la donazione di 5 euro anche. Mamma mia. Grazie mille. Intanto ragazzi, vi dedico questa aureola boreale. Aurora. Cosa? Ok, mi hai convinto, mi iscrivo. Grazie mille, Dante Alighieri. Se riesci a entrare nella baia. Grazie, adesso, King, per gli altri 2 euro. Vabbè. Grazie. E così, tipo, parcheggiamo perché... Grazie mille per la donazione di 2 euro. Boh, è più comodo. Davide, sei il migliore. Grazie mille, Uta. Mi devi un po' guidare perché... Comunque, Uta, magari mi hai convinto a fare la serata horror questo sabato, vedremo. King ha donato un altro euro. Basta, King. Damn. Bene, dritto di qua. Dav, chiudi un attimo le vele. Vado io. Sono impegnato a festeggiare. Io chiudo. Quale devo chiudere? Tutte? Questa più vicina. Tira le sue a metà. Tipo. Ok. King ha sborsato altri 5 euro. Grazie mille, fire. King. Ciao, pronti King. Con l'ancora? Sì. Dimmi te quando. Tu sterza a destra. Vado? Vai. Davide, esci Super Smash Bros per Switch. Sì, e lo comprerò probabilmente se comprerò una Switch. Appena escono un po' di giochi per Switch, lo compro, la compro. Ma quell'isola è quella in alto o quella di mappa, quella dico? Quella in mappa. Quella a destra? Sì. No, scusa, in alto. È la prima. La prima? Ah, c'è una 2? Io ce l'ho trovata la prima. Ma cazzo hai fatto? Questa è quella che ti ubriaca. Falla portare a... Fammi toccare? Cos'è? Come funziona? Sì, ma il gatto non mi fa scavare tipo come fa sempre. Ultima bomba, non troppo. Se è una super bomba, donalo ti prego nella chat col link in descrizione, che almeno i soldi arrivano subito. E se così posso comprarmi i giochini. Bella, Krupo! È venuto in live. Adesso vedi, non troppo, 150 euro. No, scherzo. Aspetta che voglio portarlo anch'io. Ragazzi, oddio. Fa vedere. Ma cerca la musica. C'è tipo una festa dentro. Bellissimo. Allora, voglio vedere. Sì. Grazie. Ah, rimani ubriaco. No. Oddio. Rimani ubriaco. Beh, vieni a ubriacarti anche tu. Ok, dopo un po' ti passa. Più lo tieni, più diventi ubriaco. Vabbè, ma per provarlo sulla pelle, anch'io l'avevo già visto. Ma sì, tanto è come una roba. Adesso vieni a provare lo stesso. Oh, che? Io che sparo i. L'hai trovato il forziere? Lo trovo io, aspetta. So dov'è. È qua. No, non è qui.
170 euro bastano, non sono il top donator. Lo so. Come si chiama? Platina. Dove, dov'era? Qua. Qua dove? Sono io. Sbagliato. Non so dove dirti. Aiuto ragazzi, è un problema portare questa, questa botte. Che bello il baule che ti fa ubriacare, mamma mia. E faccio il bagno. Vogliamo esplorarla un po' oppure andiamo subito via? Andiamo ad altre isole facendo tanti forzieri. Sì, farmiamo più forzieri così. Aiuto ragazzi, non riesco a muovermi. Cazzo. Stavo dicendo. È troppo ubriaco. Ma che c'ho ancora il baule in mano. Aspetta che lo metto meglio. Mamma mia. Aspetta che mi butti in acqua che mi devo sveggiare. Mamma mia. Parte, parte, stai via, 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 via. No. L'ho provato anch'io. Stanno uscendo tanti giochi per Switch, tipo Little Nightmares. Ah, l'ho già giocato Little Nightmares, molto bello. L'ho giocato in l'estate scorsa, in live anche. Partiamo ragazzi. Cartografo, qualcuno faccia il cartografo. Eh sì, un attimo che ci stiamo per schiantare e grattare sotto. No, no, tranquillo. Ci. Non c'è riparare. Io so gli assi, ce l'ho già gli assi. Se chiudi, togli l'acqua. Faccio prima io. No. Io. No, ma c'è un altro? Ah, c'è un altro qui. Ma l'avete già individuata l'altra? No, beh, non lo so, è penso sì. Sud-est, ovviamente. Penso di aver chiuso tutto. Sud-est. No, ce n'è un altro qua. Ah, c'è l'altro dietro. L'altro dietro. Fatte che io tolgo l'acqua. Ok. Ma che figo, l'acqua si sposta con il vento, bello. Per tirare giù le vele. Un attimo che... sotto sì, c'è sì. L'inferno. C'è l'inferno, c'è Poseidone in persona che... ci ha sputato di sotto, allora. Ok. Il vento? Com'è? Andiamo un po' a spostare. Vento? Mi piace. Ah sì, mi spostare un po' più a sinistra, no? Sinistra o destra? Provo le tinte finché non è... Aspetta, stai che ti dico dove andare più o meno. Ciao King, a dopo! Mi raccomando, zia storia, che tanto la live sarà lunga, quindi... più, poco più a destra, ma poco. Così? No, ma diceva male, diceva male. In base a com'è il vento ora. Però è contrario il vento, quindi lo so, infatti è tutta a destra le vele. È una rottura. Devi fare pure il DLC di Return. Sì, i DLC li devo fare, però li dovrei acquistare, adesso non è la mia priorità, diciamo. Bella King, okay. Grazie per lo sponsor e per anche le donazioni e per la tua presenza. Comunque quanti baule abbiamo? Due, giusto? Quanti? Due. Forzieri, due, sì. I bauli, forzieri, ovviamente. Adesso è giorno, quindi probabilmente subiremo più attacchi dei nemici, siamo attenti. Sì. Quindi a un certo punto andiamo in un avamposto e li portiamo, se poi non siamo a 10. Di notte, alle 4 di notte, chi gioca? A parte noi. Noi. Tanto vado a fare il cartografo della situazione. Un po' più a destra. Devi andare leggermente più a destra. Ma chi sta guidando? Io. Nessuno. Ma c'è un isolato lì davanti? No, è il minimo, niente. Ok, fermo così. Comincia a sterzare. Ok, lo vedo. È tutta dritta a noi. Io vado in cima all'albero maestro. E vai. Quello è un avamposto? È comodo,
sono riportati. Sì, infatti, probabilmente prendiamo quei tesori lì e poi li portiamo indietro per toglierceli tutti. Io farei così. No, è fianco qua. Accumuliamo, così se ce li rubano almeno prendono un bel bottino. No. Dove è stato? Sì. Sì, davanti a noi. Quella davanti un po' più a sinistra. È quella là da vedere. Che non ci vedo. Sì, dovrebbe essere quella, c'ha... Sì, è quella. È alla tua destra, è alla tua destra. Ah, è destra, basta. È destra? Allora piccina. Sì, beh sì, è piccina, è vero, c'hanno gli alberini enormi. Sì, sì, è quella a destra. Sì, questa è molto piccola. Sì, è quella lì piccolina a destra. Fammi vedere un po' se si vede. Sì, è quella là, è quella là. Guarda l'acqua quanto è bella, ragazzi, mamma mia. Comunque, okay. Avevo paura fosse laggasse il gioco perché avevano detto che era pesante, ma perfetto, liscio come l'olio. Mamma mia. Chi che spara? Io ste. Ok. Ditemi voi quando... Oh, ste, mi piace, puoi venire un attimo all'ancora? Eh sì, un attimo. Un po' più a destra ancora? Sì, sterza a destra. A destra, a destra, a destra. Andiamo a fare una driftata. Ah, ma è questa, io non l'avevo neanche vista perché ci sono le vele. Pensavo fosse quella driftata. No, no, è piccolissima, è piccolissima. Tiro sulle vele. Ah, sì, esatto. Tiro... per tirare l'ancora, tu tirate l'ancora, sennò andiamo. Fatto. Adesso driftiamo come... Boom, baby. Mamma mia, che perfezione, boys. Mentre ragazzi ci sono anche gli squali in acqua. Ieri li ho incontrati. Allora, si volevano molto bene. Sì, sì, mi hanno morsicchiato le chiappe. Piripipipipipi. Sento l'audio, non mi scava. È qua dietro, ma non mi scava. Ok, qua mi scava. Oh cazzo! Ma ci sono gli serpenti che sono più cattivi degli scheletri. Ma morite. Ma state scavando? No, io sto uccidendo i serpenti. Cioè, tu visto che stai scavando te, quindi... Ok. Pi-di-pi-pi-di-pi-pi-pi. Abbiamo solo tre trofei, no? Sì. Forse. Sì, vabbè. Ho preso delle assi legno. Posso suonare in acqua? Penso sì. Sì. Quindi andiamo a consegnare oppure facciamo un'altra? Io farei un'altra. Ah, facciamo un'altra. Ma tanto ne ho ancora due io, delle mie. Possiamo fare un attimo le mie, che le mie sono quelle di livello più basso, così me le tolgo una volta. Ah, certo. Ok. Vabbè. Ok. Allora. Armeria. È qua sopra nella casa. Sopra nella casa del capitano. Sì, sì, tolgo un attimo. Prendendo della roba qui. Vediamo, per ripartire tutto destra. Allora, buoni viaggi. I miei viaggi così. Ma è vero che non ho più. Devo prendere, devo usare. Qua che c'è? Una scorta rubata dal leggendario George Scorge Orwell. Allora, ok. Ah, questa è la missione 1, l'abbiamo fatta anche ieri sera. Sì, sì, sì. Dammi una mano con l'ancora mentre ste cerca l'isola, per favore. Ma questa l'abbiamo già fatta, sono quelle del tutorial, quindi sappiamo già dove sono. Oddio, sappiamo. Io non mi ricordo dove.
Perché le prime tre sono uguali per tutti, perché sono quelle di iniziazione. Maria andare a beccarla. Vabbè, sì, nel senso. Guida te ste, eh. Viaggio, sto guidando io. Viaggio. Com'è che è fatta? Fammi vedere. È una cazzo di salsiccia. È una cotoletta, la vedi? Se non sbaglio era a destra, eh. Era a destra. Non vorrei dire cazzate. Era a destra, però verso il centro. Questa forse? Fai il controllo, no. Ti dico subito. Troppo roccioso. No, non c'è, è solo erba. Se non sbaglio era a destra. Aspetta qua lì forse? Questa? Prova? No, no. No, no, c'ha due isole. Vela davanti è un po' confuso. Adesso la stiamo cercando qua. Adesso te la tolgo. Faccio io. Non è mai stato così difficile trovare una cotoletta, santo Dio. Aspetta. No, c'ha... Aspetta un po' forse, aspetta. Control. No. Non è quello. Ma se andassi verso il teschio? Pazzo. Aspetta, poi c'è Chicken Island? Island? Chicken Island, questa? No. Aspetta, beh. Forse. No, c'era più robe rosse sopra. Forse questo? No. Stiamo andando strapiano, cacchio. Non perché lo sappiamo dove andare. No, ma dico nel senso la nave, non è che anche se lo sapessi. Questa qua è gigante. Ho detto, magari è una gigante e non stiamo guardando quelle piccolissime. Vediamo. Lo vedi alla mappa, no? C'ha gli alberi, cioè c'ha gli alberi enormi rispetto all'isola, quindi. Trovata? Vicine. Ne è troppo in quanto grande questa lì. Aspetta, fammi devo rivedere. Ma io cerco intanto. Ma te la trovo subito. Ah, ho capito. Vai destra? No, ste non posso, guarda. Ok, non quello. No, ma non dico te. Adesso guardiamo ogni fottuta isola. Questa? No, avevo già guardato. Esiste sta isola. Sarebbe bello se il vento non tirasse in senso contrario. Sarebbe bello se esistesse l'isola. Cioè è una cotoletta, signore. È questa? No. Per una cosa, detto che non la riusciamo a trovare, fai da A1, eccolo, scendi qua. Ah, ecco. È tutto a sinistra. Sì, a ovest. Guarda, ma hai visto dove era? Mannaggia, i sandali. Non era lì ieri. Se cambiano la posizione, è già più carina, è molto più carina. Sono le 7 di sera, ragazzi. Piace? Sì. Ciao Casper. Tutto a sinistra. Sì, sto andando giusto. Eh? Sì, direzione è quella. È tanto a sinistra perché devi proprio. Devi proprio 360. Aspetta, ti faccio il drift, aspetta. No. Non l'ho buttato giù. L'ho fermato. Perché non andavi a sinistra? Perché se noti, tipo, in realtà dove stiamo cercando. Va bene così. Fidati. Sta girando perfettamente, fidati. Sta girando bene. Dai, che ci voleva portare da qualche altra parte. Ste, guarda là, cazzo. Vuole andare alla testa, vuole andare. Ma sì, ma chi se ne. Ma abbiamo i tesori. Appunto. Ah, c'è un veliero. Appunto. Dov'è il veliero? C'è un galeone a est, cioè a destra, parallelo a noi. Tutto il teschio più o meno. Lasciali lì, bravo, che loro se ne vanno al teschio, lasciali. Ma dai, ma avete rovinato, mi butto in acqua, Dio. Dava, come ti chiami su Xbox? Sì, ti aggiungo. The Original Dava, come su YouTube. Va bene, Casper, quando vuoi.
La Casper ti ha aggiunto come amico. Barili. Ok, dobbiamo stare attenti ragazzi perché adesso c'è altra gente oltre a noi, lo sappiamo. Quindi intanto ti vado sopra. Pippi 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 pippi. Che piacere trovare questa sirena. Piace? Morto piace. Mi rispondi? Signori, c'è un problema tecnico. Sono qui. Allora, c'è un'altra barca a destra. Tanto vicino? Dove vado a combattere il Kraken dopo. Ciao Casper. No, è... Okay. No, sta... Ok, si è schiantato su un'isola. Quella là sotto il teschio. Sì, sì, si sta schiantando su un'isola. Ma il teschio è incazzato, what? Eh beh, gli vai sotto. Ma li stai inseguendo, guarda, what? Ciao King, bentornato. Ah, era dietro. Si è schiantata, è affondata. Vedi, piace. Qual era la fine che avremmo fatto noi? No, noi avremmo rubato i tesori. Guarda a sinistra che c'è lì. Orca madosca. E ci sono dei... Tutti in coperta. Chi è? Grazie. Non farci scamare che magari quelli ci sentono. Pazzo. Credo che quelli siano morti. L'ho sprecata evoluzione, amici. Dov'è che dobbiamo andare? Datemi una direzione che... Ma perché quest'uomo sta sparando i cannoni? Me lo spiegate? Piace? Eh? Sei diventato autistico, cosa è successo? Sono sempre stato autistico. Dai, non sprecare munizioni. Arrocione. L'aggraccia un'altra nave dietro di noi. Tu non mi può andare a fare... A dire dove devo andare. Non lo so, porca madosca. Tu è la tua destra. Leggermente a destra. L'ultima volta che ho controllato ero io il pilota. Non vedo isole però. È leggermente più a destra. Non tanto, Sbaglio, ci mancano delle luci. Tutto dritto adesso. Che vuol dire ci mancano delle luci? Ci abbiamo acceso il fuoco solo davanti. Non ce ne sono altre dietro. È acceso. Mettiamo solo luce. Ce n'è una dietro, è acceso. Che palle, però voglio più luci. Tutta la barca piena di luci. Ma conviene anche spegnerla, così almeno non ci si danno. Ma non vediamo un cacchio. È là, vedo l'isola. Vedo l'isola. Pippi 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 pippi. Intanto bevo. Un pochino più a destra, ste? Leggermente, sì. Avevo un piccinino. Minchia, abbiamo distrutto un'onda. Bellissima la luna. Dov'è? Dov'è? In cielo. È una mezza luna. Figa. Guarda che definizione, porca dosa. Mamma mia. Niente, è un altro goccino a destra, eh. Non si sta spostando a sinistra. Guarda la luna d'Ava che la guardo dalla live perché nella mia sai che definizione è possibile. Che tristezza. Ah, questa qua piccola davanti, eh. Tirate sulle vele, veloci, veloci, veloci. Su vele. Sto guardando la live. Ritto ricambi. Ah,
Tira l'ancora poi te via, Ti metto sul lato sinistro. No, per me è meglio. No, non lo so, dai. Vabbè, uguale. Va bene, sì, sinistra, destra. Vado? Ditemi voi. No, ah, ieri sera poi non siamo andati oltre il confine, cazzo. È vero. Pi 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 ri, pi 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 ri, pi pi pi. Ma abbiamo chiuso tutte le vele, ti credo che non va più avanti. Ok. No, non ho ricaricato l'arma. Banane. Fai di cannone. E dove siamo arrivati? Questa è più qua. Trovato. No. Ah, ma pensavo fossero in. Fossero due. No, no, questo è il tesoro base, è una merda. Diciamo. Ma facciamo anche le altre due, così almeno. Dove hai fatto? Così ce le togliamo. Così poi puoi fare missioni meglio, diciamo. Ora che partiamo non le tirate ancora giù le vele, così giriamo su noi stessi nel caso se l'andrebbe e proporre il coso. Abbiamo 4 trofei, boys. E uno vale un bot, perché è quello di Grog. Votamelo Dav, così lo posso. Cosa, scusa? Votami il coso così partiamo. Tu ti cerco il coso. Fino con le navi. Dimmi te dove girare poi. Ok, l'ho trovato. Dov'è? Destra o sinistra? Nord, quindi devi girare a destra. Sì. Andiamo dritto. Apritemi le vele, vi prego, che sennò non posso andare avanti. Sì. Ok, mappa scoperta. Dove sta a rotire? Vadi, vadi. Vado a riparare. Bravo. Vedi tutto adesso, adesso dopo. Sì, sì, è già al massimo il timone. Ho bisogno di una mano, io c'è? Non penso, no. Non ho fatto così tanti danni. Insomma, sì, sta salendo straveloce. Hai bisogno anche di me, eh? No. Ok. Pi. È troppo bello guidare una nave di un pirata, okay. Mamma mia. Stabilizzata. È quella là davanti a me è l'isola? Non credo si veda ancora da qua, adesso ti... Non è quella, questa qua grossa. Allora, no, quella grossa... Un po' sulla sinistra, dici, vero? Sì. No, dobbiamo superarla. Vai leggermente più a destra. Più a destra? Più ok. A destra. Ancora a destra, un po'. Dimmi quando iniziare a sterzare. Ok. Sterza, quanto sterza. Sì. Ok. Va bene, dritto così, perfetto. Perfetto, andiamo. Auguratemi in bocca al lupo. No, dai. Sì, ce l'ho fatta. Minchia, l'ha ripresa pure. La faccio anch'io perché sono andato. No, ti prego. Guarda che non ce la parava. Di là c'è, vero, le scale? Sì, ci sono da entrambi i lati. Però se non sei abbastanza rapido, ti lasciamo lì. Mamma mia, boys. Vai, li scogli! Ah! Amici! Tirate l'ancora! Ah, amici! No,
vabbè, ce l'avremmo fatta in prima. No, vabbè, per sicurezza. Grazie, vengo, amici. Ah, ma tu non l'avevi, in più non l'avevi neanche ripresa? Eh no, perché è sterzata all'improvviso e sono scivolato di sotto, non, è, non mi sono buttato a posto. Tirato per gli scogli, non parte bene, siamo fuori, sei su tu. No. Mo abbiamo perso la direzione, però. Chi che spara? Io contro le rocce. Ma perché hai sfruttato le munizioni? È perché ne ho trovate un sacco sul pezzo. Ma poi sull'isola infatti si trovano gli tipisi. Mi guardate cartografi, amici miei. Guardate. Dovrebbe essere a destra, no? Sì, destra, gira a destra di. Niente quanto quando 45 gradi contro sterzare. Vai a nord ovest, nord est. Nord est sono già, sì. Quasi. Ok, così va bene. Ok. Ok, sei già oltre. Va bene? Gira un po' a sinistra, però a sinistra, a sinistra. Stai girando troppo a destra. No, ma io sono fermo, sto girando alla sinistra. Ho una banana in mano e non ho paura di usarla. Ma queste sono minacce. È brutto quando mangi. Non sto mangiando. Ma cosa? Te lo solo in mano. Ma come no? Cosa stai facendo? Te lo solo in mano. Ora in live. Sto fermo, sto guardando la tua live. Guarda. Gnam 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 gnam. Non lo so, mastica a casa. Così la mangio, guarda. Detto così davvero va bene. Perfetto. Amici. Piace? Perché stai scherzando? No, sto cercando di raddrizzare il timone perché l'avevo abbandonato e non era dritto. Ma faccio vedere quando è dritto. C'è, senti il tocco e comunque c'è il cerchio d'oro del. Ah, l'ho visto ora, sì, sì. Allora, lo sai che lo youtuber con più iscritti al mondo è PewDiePie? Sì, sì, lo so, lo seguo anche PewDiePie. Cioè, io ascolto più americani e inglesi che italiani. A me YouTube Italia mi fa schifo. E PewDiePie si è iscritto al mio canale. Piripibilibibi. Facciamo una graphic style, eh? Amici, facciamo una graphic style. La vedo. Ciao Manu. La vedi? Ste. Vuoi fare una gara freestyle? Guarda, sono quegli alberelli lì e l'isola. Ma davvero? Ma che schifo. Non c'è, dov'è l'isola, scusa? Avevamo poco budget. È quello di Sintravedo. Ma cos'è? Non c'è l'acqua, ma cos'è? C'è solo acqua. Comunque, vuoi fare una gara freestyle, Ste? Dai, comincia te. No, ma che gara freestyle, davvero? Yo yo. Ah no. MC Ste. Così, grazie. Bella, Cree. Questo gioco è solo su PC? No, anche su Xbox. E va. Play 4 no. Perché quelli con la Play 4 puzzano di cacca. No, scherzo, te lo anch'io. Ditemi voi quando, quando ancorare. Tira, tira, tira. Ancora. Abbandonato la lava. Il primo che lo trova il tesoro, un mito. Vabbè, c'è. Bello. 2 metri per 2 di isola. Era difficile non beccarlo quello di. Vabbè, dimmi che è la tua prossima missione da 2 tesori, ti prego. Non lo so. Viaggio completato, boys. Galline. Cioè, abbiamo robe per le galline. Ma dai. Non ci povero. Vieni, mi dammi, sto tirando sulla veloce. Come? No, no. Meno male che è lento, meno male che è lento. Dai, ma a ottobre fai solo giochi horror perché ottobre è il mese di Halloween, il mese dell'orrore. Chissà se sono ancora vivo a ottobre, quindi prima vediamo se sono. Come posso dire? Controlliamo chi sia vivo. Poi vediamo cosa fare. Qualcuno venga a votare la mia vendura. Poi ne ho altre 2 da fare che sono di livello 5, poi le facciamo. E poi c'è. Oppure. Quante ne abbiamo? 6. 5? No, 6 tesori. Per me pare 5. L'ultimo tesoro dove l'hai messo? 2 isole e un tesoro per isola. Quindi ho dato solo 5 tesori?
Oddio, c'è la luce, da fastidio. Da un sacco fastidio. Ho pensato di avere 6 tesori, non 5. Ok, uno l'ho trovato. Nord, sud. Qual hai trovato? Quella prima. La seconda. È a nord, eccolo lì. È a fianco. Ah, sì, sì, è quella. Sinistra. Quella gigante. No, dietro di te, è dietro di te. Devi prendere competenza. Segna l'altra. Aspetta, non posso. Ah, si posso. No, ma perché c'è la luce e non vedo un cazzo. Sì, fa da un sacco fastidio. Totalmente dietro. Devi andare. Devi dare. Ah, con... vai. Sono a fianco, quindi facciamo uno e poi facciamo l'altra. GG. Sì, non c'è più la luce, però. Io mi danno il cocco. Le vele, le vele, questa volta. Le giro, sì, le giro io. Yahoo! Dov'è il vento che non lo vedo? Ok. Oh, bello questo vento qui. Finalmente possiamo andare veloci. Guarda, bella cicciotta. Quella lì a destra. No, quella di fra un po' vedrai. Una grossa e una è piccolina. Cioè una è grossa. Guarda, e uno sono. Guardate quanto. Madonna, il vento qui. Qua voliamo, boys. Sì. Basta andando a sinistra nella nave, vai. Idea. Sì, un po' più a destra. Beh, leggermente a destra davanti a noi, c'è un isolone. Ah, quello là davanti. Mm. Guarda che a ottobre sei ancora vivo perché hai 18 anni. Non è detto, caro. La gente muore anche prima. Vedo, no, vabbè, cano... ma se sei minorenne non puoi morire. Non puoi morire, mi fai contro le... Ma costa ancora 70 euro il gioco, è uscito ieri. Ci sono già i saldi. No, io l'ho pagato 45. È perché io sono affiliato con G2A. E poi Ste l'ha pagato gratis. Cioè, l'ha comprato gratis. Sì. A me ha detto, sei bellissimo, ti vogliamo tanto bene. È una fetta di culo in omaggio. Esatto. Cosa hai finito, Ste? Un secondo eri qui? Ma come hai fatto? Sei un mago. Passo attraverso. No, perché ho aperto la mappa, l'ho richiusa e non c'eri più. Ehi. Un mago del trasformismo, sai. Guarda, ora ci sei, ora chiudi gli occhi. Aspetta. Cioè, ora ci sono, ora chiudi gli occhi. Cioè, magia. Pure, girati pure su te stesso, non ti vedrai mai. È inquietante come cosa. Aspettate che provo anch'io. No, tu guida, pazzo criminale. Via. Vai proprio a sinistra. Cioè, sterzo tutta a sinistra. Ciao, Davi, benvenuto in live. Tira l'ancora, io sterzo. Sì, ma dove mi sterzo? Sterzo tutta a destra, allora. Allora, il molo è lì. Dobbiamo andare dentro, minchia, quanto dobbiamo andare dentro l'isola. Che palle. Me lo fai pagare 40 euro anche a me il gioco? E non penso, perché mi hanno regalato il gioco. Cioè, regalato, mi hanno fatto un enorme sconto perché sono loro sponsor e poi... Diciamo, è una specie di sponsorizzazione questo. Quindi dovrei fare delle live sponsorizzazione e dire che bello G2A e che bello Sea of Thieves. Però... aspettami. No, se fatti una strada tutta tua. No, voglio venire con te. Se vedete delle isole che non ci sono nel... Ascoltate bene questo messaggio. Se vedete delle isole che non ci sono nella mappa, che non ci sono nella mappa, andateci subito, perché ci sono dentro le ceste leggendarie, perché sono isole fantasma. Bello. Non so dove sto scavando esattamente. Dobbiamo andare molto dentro l'isola, dobbiamo andare. Allora. Dobbiamo andare. Questa è la punta. Sì, la punta. Ah, ok. Qua ci sono dei sussoloni. No, Fi, non vedo un cazzo con sussolo. Anch'io non vedo niente. Dietro sti sassi, magari. Aspetta, aspetta che ti faccio ombra, dove sei? Ah, no, basta stare contro lui. Ma è qui, ragazzi. Sotto l'albero. Invece. Ciao Ballo, benvenuto in live. Mi raccomando, ragazzi, invito tutti a lasciare un bel like.
e iscrivervi se non l'avete già fatto. Ops, ho sbagliato. Andiamo. C'era solo un tesoro? Sì. Vabbè, almeno abbiamo finito le tue missioni, è un lato positivo. Rifornitevi. No, c'è ancora un'altra mappa di queste missioni. Ragazzi, ho un barile di polvere da sparo. Sì, via. Cosa fa? No, aspetta, ci fanno esplodere la nave. No, no, lascia giù, Ma lo vendiamo? Si può vendere? Sì, sì. Ok. Eccoci. Grazie. Chi è stato il genio? Io ero sulla nave. Grazie. Ho sentito una mezza esplosione. E dava sparato allo scheletro che era dietro a dove aveva appena appoggiato il barilotto. Sta avvicinando un ciclone. Un ciclope? Un ciclone. È dato rispondere sull'isola, non volevo. Addio, addio. No. Ma sei morto proprio? Sì, mi ha fatto saltare in aria quel barilo. Ah, è bailo, è vero, ho letto male. Vero. Ogni tanto spuona. Ti direi solo, Davo, guarda dietro di te. Il ciclone. Oh mio Dio, piace, spuona in fretta che sta venendo un tornado contro sì, di noi. Sto caricando. Sta venendo un tornado. Dove hai messo il tesoro? Chi è che ha il tesoro? Io, non so dentro. Dov'è? Ecco, piace. E qua, sono tutti okay, qua. Ci sono. Tutti qua sono. Guarda, via, 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 tirate. Dove è dietro? Verso l'isola. C'è un ciclone. Dove? È dietro dove sei morto. Ah, ostica. Via, corriamo, boys. Altro che i nemici. Ma ti vengo a dare una mano. E io in dove devo andare. Aiuto con l'ancora. Ah, ma chi è? Belli i tuoi sandali, tu che giri. Aspetta. Che c'è? Oh cazzo! Tutti sotto! Siete dei pazzi! Quanto pensavo fosse già girato il timone! Ma ok, tranquillo, è tutto a posto sotto, tutto a posto. A sterzare Dava, vai sotto. Non è che vai dietro Marco. Sono già sotto, tranquillo. Ok. Vai sotto, allora, vado io. Vedi, ma hai messo male male? Ah. No, ho già riparato, Oh, ma era solo un buco, ma tutto bene. Sì, ho già fatto. Come pensavi di uscire se eravamo dentro un buco? Non lo so, non ci ho parcheggiato io qua. Ma come no? No, io. Ah. Sì. Bene. Bisogna tirare su tutte le vele. No, una almeno ci serve, se no se le tiri su tutte non va proprio. Non va avanti, sì, infatti. Sì, se fa due all'ora, vedi. Vabbè, no, ma non se teniamo le vele ci spentiamo se quelle. Ma tieni le bassine tipo a metà quella, almeno un pochino. Basta che giri, non è difficile. Non va. Secondo me. Basta che sterzi. Hai già girato il volante lì. E come sterziamo? Guardate come siamo messi. Ci facciamo un po' di male, ma ripariamo. Resta tutto resto. Ah, beh, l'avevo già girato. Ok, ora giro. In piano. Questo rumore non è bello. Guardate il ciclone. Questo è bellissimo. Accendiamo una tempesta. Sta tuonando. Dov'è la tempesta? Schiantiamo sul retro, mi sa. Vado, controllo io tranquillo. Ti dico io quando. No, no, non ti schianti. Che culo! Tu non puoi capire che culo! Tirate giù le vele però. E io raddrizzo il timone. Stai raddrizzando. Tiro giù io le vele, tranquillo. Mamma mia. E ora siamo contro vento, però. Cazzo. Va bene, l'importante è che vado. Ma dove dobbiamo andare? Tutto adesso. Cioè, l'ho segnato. Ah, l'ho segnato io. Ah, è vero. È vero che era la risolta schifosa. Mi ero dimenticato, sì. Comunque io direi che poi possiamo andare a consegnare queste missioni. Volendo. Anche abbiamo 7 trofei. Una palla di cannone. Datemi le aspetta, ti dico. Devi tutto a destra. Ancora tutto a destra. Sì, ti dico io quando inizierà a fare il contro. La vedo. Okay. La vedo a destra. È quasi davanti a noi. Sì, la vedo. Okay, allora sì, fermati. Comincia tra un pochino a controstrezzare. Sì, fra un po' per. Cioè, più che altro adesso devo passare in mezzo alle rocce, quindi devo un attimo. Oh, bella. Guarda, vi vado a prendermi delle focaccine intanto, copritemi che. Tanto potete sparlare di me. Arrivo subito. Schiantiamoci, ste.
Facciamo la foto. Arrivo. Pronto viaggio, perché fra un po' ci siamo già. Ah, quella lì un po' a sinistra. Sì. Molto piccina. Cioè, credo di sì, vai un attimo a vedere sulla cosa. Sì, sì, è quella, è quella. Corrisponde al disegno della mano. Stai vedendo però cosa abbiamo qua molto vicino sulla nostra sinistra? Un teschietto, bello, 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 bello. Cazzo. Diminuisco un po' la velocità. Inizia esserci la tempesta, non è? Tempesta, tempesta, tempesta. Ci piace l'ancora, l'ancora, l'ancora. Ancora, 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 dove cazzo è l'ancora qua? Ci siamo schiantati, ho solo tirato l'ancora. No, no, questo qua mi sa che un po' ci siamo schiantati sul fondo. Andiamo a vedere. Sì, sento il rumore di acqua. Vabbè, poco, stai tranquillo. Solo 1000 buchi. Uno, due. Ne hai già riparati due tu? Io uno. Ok, a posto, posto. Ok. Madonna, ci stanno tipo 3 metri d'acqua in un secchiello. Incredibile sto secchiello. 3 metri d'acqua per un'area che è bella e grande, quindi. Dove sei ste? Eccomi, è tornato. Che sta succedendo? Abbiamo riparato appena adesso la nave, stiamo andando per il tesoro. Ah, non ci siamo ancora? Sì, sì, noi siamo arrivati. Siamo schiantati. Ciao Kevin, scusa se non ti ho salutato, ma ero a prendere a mangiare. Avete già preso oppure? Sto per prenderlo io. Morto distraendo già? Che da spara? Mi sa che era un fulmine. Oeste che spara gli scheletri. Io. Perché tiri sull'ancora? Aiutatemi, please. Sta morendo, stai, fermati tu. Non ho più munizioni. Scappa, tanto. Cosa non si farebbe per gli amici, Este? Ho sacrificato il mio piano di fuga per salvarti. Ma non ce l'hai la spada, Ste? Eh no, io uso solo pistole archibugio, dovrei cambiare e togliere la pistola e mettere la spada. Mettetevi. Avete già preso il tesoro? L'ho scoperto, però non l'ho ancora raccolto. Madonna che fame che c'ho. Dov'è? È là sull'isoletta piccina, sto raccogliendo materiali. A parte che con tutto quello che c'è qua posso raccogliere, mettere sulla nave e poi raccogliere altro. Intanto nel frattempo che aspettiamo Ste possiamo farlo, ti aiuto anch'io. Ma sono immortali i porci. Ma quante vita hanno i porci? Oh. I colpi dovrebbero anche morire. Guarda, guarda. Dov'è il maialino? C'è una nave, giù di qua. Vai. Di qua, ci sono le luci. Mi dico dove stanno andando, aspetta. Ah, stanno andando. Ok, ho visto dove stanno andando. Andando verso destra, la nostra destra. Andiamo un po' in avamposto a portare la roba, raga. Non so mai. Sì, in effetti. Non vorrei perdere tutto. Sono le 4 del mattino. Intanto cerco l'avamposto. Teschi armati. Ci ha visto? Ma due colpi non è morto. Ma chi stai sparando? Teschi qua sotto. Ok, c'è l'avamposto qua vicino. Bisogna andare. Devo tutto dritto. Tutto dritto, boys. Non dobbiamo manco virare, tutto dritto. Tutto dritto? Ok. Sì. Aiutatemi con l'ancro, per favore. Aspettate che io non sono a bordo. Ah. Beh, vabbè, fate piano, tenetela ferma un attimo allora in caso. Ok, ci sono. Arrivo.
Posso girare? Sì, sì. No, sta un po' virando, sta un po' virando. Si è mossa un po' la nave. C'è sto rumore. Bisogna andare a sinistra. Vedo chi, ma chi sta guidando? Oh cazzo. Io. A sinistra c'è la tempesta. Ma a destra c'è una, cioè, sono i nemici. C'è un'altra, un altro baule. Cioè c'è un'altra barca. No, beh sì, la vedo. Andiamo in tempesta, andiamo in tempesta. Tanto non moriamo per la tempesta. Spero. Spegniamo un po' le luci. Avamposto stiamo andando. Sì, 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 perché vorrei mai che ci rubassero tutti i nostri 8/7. L'avete cerchiato che non sì, 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 ho cerchiato. Sì, sì. È un po' distante. Ho spento le luci, Come fai a non vederlo? Scusa che cioè come fai a vederlo? Scendere che sei a guidare. Dalla grata sopra qua. Ah, si vede dalla grata. Ma davanti lo vedo, là davanti lo vedo, lo vedo. No, non lo puoi vedere. Ah, ok, ho visto quello sì. È troppo distante, non lo riesci. Guarda, vedo un'enorme cosa. Ah, forse no, forse non è. Cioè, vedo una struttura enorme, pensavo fosse. Ma aspetta, è quello che hai cerchiato? Sì. Allora no, non lo puoi vedere. È enorme, distantissimo. Ma non ce n'è uno più vicino? Ah, sì, ce n'è uno più vicino. Gira tutta a sinistra. Ah, gira tutta a sinistra, vero? Oh, oh bene, così prendiamo anche qualcosa col vento. Ah, forse lo vedo, se è quello là. È abbastanza distante, non so se dopo già lo vedo. No, non dall'alto, lo vedo nel senso d'occhio. Ok, dritto così. C'è anche il teschio là, la dritta. Devi poi rigirare un po' a destra, perché... Oh, dis... Quanto cazzo sta girando? Un bel po' a destra. Vabbè, lo lascio qua così, così lo vedo, sicuro. Che fame, Brin. Ciao, Killer One, benvenuto in live. Ok, così va bene. C'è il teschio, andiamo al teschio dopo in casa. Sì, sì, dobbiamo proprio vedere. Magari ci dà un tot di pila. Già che non servo, un attimo il timone, vado a prendere qualcosa a mangiare. Io ad aprile mi compro questo signor gioco, grande, è molto bello, te lo consiglio. Come si scende? Dai. Pipipidi. Comunque andiamo un po' lenti, boys, eh. Ah, ma qua... sei in controvento. Ma quella di mezzo è anche non è tirata neanche giù. Ah, due vele sono su, è vero. Ma non ho tanto ore, infatti. Mi saluto a sinistra, quindi il giorno. Qualcosina si è piegata a sinistra. Piacevo leggermente più a sinistra, ma leggermente proprio. È là davanti, la vedo. Così. Ti dico. Così è perfetto, così è perfetto. Ok. Festeggiamo. Ma io non ti vedo l'arma in mano. Neanche io, sai. Mirna. Ti minaccio con l'aria. Sp-
parlare. Io non vi vedo niente in mano. Ah, no, no, io ti vedo a te, a te ti vedo. Io vedo via. Oh cazzo, ma dov'è? Ah. Perché non ti vedo? Ma che. Oh! Sì, ma ha laggato tutto il gioco, what? Con lo sparo. Ma ragazzi, cosa... venite qua che ve lo faccio vedere io. Guarda, stai, vieni qui. Oh, Dav. Ma qua ci sono dei buchi. Amici? Mettiti dentro di me. Qual è la nave? Mm. Verso la nave. Mi vedi per caso? No. Vedi la mia arma, però io vedo la tua arma. No. Se guardo okay. Verso destra, sì, la vedo. Dipende come sono messo. Dove. Aspetta, quindi. Vieni. Volevo farti il trucco. Tipo. Dav, dov'è? Sotto a riparare che c'è un debug. Dav, vieni a vedere, tu non svelare il trucco. Intanto non vedo Stefani. Ok, allora, se faccio così mi vedi. Se faccio così non mi vedi, girati ste. Ora mi vedi? No. Girati, di nuovo. Ora mi vedi? No. Ora guardati intorno. Ti sei buttato, lo so. No, hai sentito uno splash grande quanto una casa. Ti ho visto, cioè, non è che sono. Io sono girato, mi sono l'imbambito che si butta di sotto. Cioè, mi vedi. Io a me pare di essere ancora qua sopra, però. Dopo che sei salito. Ma dov'è l'avamposto, boys? Ecco la nave che va, sono salito, no? Perché c'hai super poteri. Quanto è lento sta nave, per madonna? Contro vento. Abbiamo poco vento. Inizio a intravedere adesso. C'hai una. C'è sotto l'occhio, venga quasi quasi, ti sparo all'altro così. No. Ma povero. E così come posso fare? Taglio la fisarmonica. Ah sì? Cos'è, mi matta? Cosa è successo? Che fai? Ah, mi ero attaccato lì. Ah, ma il vento ora è contrario e dovremmo rigirare le tende. Ah, no. Rallentate, amici. Abbiamo tirato l'anima. Ho paura che arrivino gli squali. La mia domanda è per. Sarebbe bello se si rompesse anche se tiri l'ancora in movimento. Eh sì, sarebbe figo un po'. E ste? Qualcuno mi dà una mano a ritirarla su, per favore? No. Ok, ste. Grazie. Un attimo. Ciao BS, bentornato. Dimmi. Mi hai bagnato le caviglie. Così, oltre già andare lenti, abbiamo perso un'altra mezz'ora. No, Dav. Cosa? Ti hai buttato ancora? No, no. Dio, che paura, pensavo ti potessi buttare. Si butti in mare. Aspetta. I tuoi ultimi desideri? Viva Berlusconi! Meno male. Ammiraglio Ste, cosa dici di quel tizio che abbiamo ucciso? Quale? Quello che abbiamo appena buttato in mare, cosa ne dici? Faceva schifo. Avevo votato Berlusconi, sì. Schifo. Meno male che ho dei fascisti qui con me. Ah, che bella la vita. Sì. Tanto mi chiudo nella mia cabina. Aspetta un secondo. Avevi un'arma invisibile come Berlusconi? Beh. Ammuttinamento! Se volete mi butto anch'io. Ammuttinamento! Aspetta, ti faccio il saluto, Dav. Se volete, ragazzi, buttmi giù, non lo so, minacciatemi. Vedo. No! Scaduta. Ci ha provato anche lui, però non l'ha beccato. Prima l'ho beccata, adesso no, fa.
No, vabbè, potevo aspettare la sirenetta. No! Oh! Ho visto un movimento ambiguo. Perché sembra storta la nave? Perché probabilmente non è a full HD. Ah, sono onde. Chi è quello che sta spingendo con me stai dai capelli sempre sti? Ah, ma stai i guanti? Sono le mani quelle. No, sono guanti. Sono di... dei guanti a mano. No! Piripipipipipi. Tiri. Poppio destra. Io mi ubriaco. Addio! Ste, ferma la barca! Siamo storti, giro tutto. Radio Ste, sono ubriaco! Tira sulle vele! Ma come sono servizio? Non puoi essere. Ecco, bravo! Ora ritira la su già. Ritira la su da là. Mannaggia viaggio, mi sei andato. Avete tirato giù l'ancora? Sì, perché siamo messi male. E adesso facciamo manovra. Ciao Alessia, benvenuta in live. Per colpa vostra non studierò, vergognatevi. Come va Alessia, benvenuta in live. Guarda adesso, stiamo per portare i trofei. Sì. Allora, era che attracco che faccio. Dimmi te quando mette la... col cazzo. Aspetta. No, troppo a sinistra. No, tranquillo. Porco. Tira. Oddio. Archeggio, perfetto. Guarda, mi riparare, però guarda, c'è il mano sotto. Ci sono solo due buchi, dai. Vabbè, si ripara. Aiuto, non riesco a portare il baule. Mille venti monete. Mi piace? Questa era la mia missione, quella. Damn. E sono solo di livello 5, immagina quelli di livello più alto, mamma mia. Ma come mai che mi comunque culo che l'abbiamo trovato, non è che l'hai trovato. Cosa? No, perché ho letto la chat e mi ha detto l'altrimenti. Perché li chiami trofei? Oh, perché mi viene spontaneo, non è. Ah, cioè intendi i forzieri. Ma perché ci abbiamo un sassone davanti? Oddio, è vero. Chi che ha fatto partire? Ma era per effetto! Chi che ha fatto? Perché? Piace, perché? Cosa? Non ho toccato niente! No, l'ancora c'è ancora! Perché? E allora perché ci stiamo muovendo? Avete fermato il timone! E non hai messo bene il timone! E vabbè, ma se c'è l'ancora! Sì, ma vira comunque, vira! Vira per il vento! Avete spostato Viacex! Boh, cioè è sempre colpa mia, non so. Però perché io e Ste avevamo i trofei in mano, quindi non potevamo essere. Io stavo riparando la nave che qualcuno ha distrutto. Chissà chi. Che bello che ci dai soldi, mannaggia i sandali. Madonna. Guarda, se quei 11 trofei di ieri me ce l'avessero dati, mannaggia. Saremmo già 10.000, mannaggia. Sì, ieri, poi con quel test, magari. Ma quel test che non c'ha dato i soldi, che il test che mi sa che ce li ha dati solo dopo, tipo. Non lo so, perché era un test fighissimo. Sì, appunto. Ci ha dato troppo poco, cioè questi bauli schifosi ci danno 200.
o 100. Il Tesco ci ha dato massimo quanto? 500. Sembra un po' brutto. Quanti forzieri mancano? Mi pare 3. Non sono sicuro, però non ho, ho guardato, ho preso un baule a cazzo di cane. Mi sono anche fatto male alle ginocchia. Pa 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 para pa para pa pa. Finiti. Ok, intanto allora io accetto altre missioni. Ci facciamo un boss, ci facciamo? Sì. Ok, c'ho la missione del boss, aspetta, l'accetto. Così magari ci dà un altro teschio. Dovrebbe essere un boss, perché c'è l'immagine di un teschio mostruoso. Mi sono... Ok, mi ero mezzo buggato. Scusate ragazzi, la sciamana, quella che avete venduto il teschio, dov'è? Sopra o sotto? E sopra, torno indietro. Indietro. E questa qua sopra dove... Questa qua sopra vende strumenti. Ah, la vedo, sì. Quello. Ci sono tutti... Tutto nero, dai. I'm waiting. Allora. Sì, facciamo questo. Ok, dobbiamo andare a caccia di una nave fantasma, eh. Okay. Sì, una ciurma fantasma, sono tutti morti e vagano, infestano i, fai, i mari. Quindi dobbiamo ucciderli, bellissimo. Posso vedere te buttarsi giù da un ponte senza essere accusata di istigazione al suicidio. Esatto. Ma cosa vuoi, ma muori? Ah, ma è la tua ragazza? Sì, sì. Alessio. Qua è pieno di rifornimenti, vi apprendo su tutto. Tanto ragazzi, accettate la missione per favore. Io sto prendendo le mie... Se fosse più comodo non dopo abbiamo un bel po' da fare. Vieni Dav con me, per favore, esatto. Così anzi, svuota tutti i tuoi equipaggiamenti nella nave che ora ne prendiamo una marea d'altro. Ok. Così abbiamo un po' di rifornimenti per eventuali viaggi. Allora. Comunque siamo quasi a livello 7. Qua ci vanno le palle di cannone. Ok, io ho svuotato tutto. Ah, ti saluta Alessia, piace. Ciao. Devo anche andare a comprare di legno. Osti ce ne sono solo 5 di essi di legno. Sì, l'ho messo io. Ce l'avevo nell'inventario. Ah, ho preso le palle di cannone. Asse di legno ce l'ho io. Qua le ce ne banane. Sono altre. Sì, sì, ma è pieno. Dove sono le banane? L'ho messo è a fianco al coso della mappa. Trovate. C'è qualcosa di utile, Ste? Cosa? Da comprare, c'è qualcosa di figo? Le solite cose. Non mi ricordo. Oh, stay a while, brave wanderer. Non puoi vedere. Per le cose fighe si deve sborsare un po'. Io voglio la gamba di legno. Io di metallo. Io quella d'oro. Voglio... Cappello. Anche l'uncino voglio, mamma mia. E l'uncino puro. Ma tutte le cose che ho comprato ieri? Ah sì, ce l'ho ancora, okay. Oh, for thee, fair tide to wait. Ma c'è anche la Laura. Salve Laura. Ciao Mara. Ta la ta 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 ta. Vediamo le assi di legno, i palli di cannone. Dai ragazzi, andiamo a uccidere i mostri. Andiamo. Banane. Attimo. Sì, non mi devo comprare delle armi più forti, probabilmente. Ma non fanno, mi sa che non fanno più danno, sono solo estetica. Probabile, sì. Oh, not another customer. Però la sciabola d'oro. C'è il bellissimo personalizzazione della nave, sì. Mamma mia. Polena da sovrano. Minchia, c'è Poseidone. Cacchio, che bello. I'll see you on the seas. Mamma mia, che belle. Qua è pieno di banane. Sono pieno, adesso poi le devo mettere in base. Ma minchia, guarda quanto costano, però.
Cosa? Le personalizzazioni della nave. Lo so, ma più avanti troveremo comunque dei bauli che ci danno tanta roba. Noi siamo ancora all'inizio. Ho visto che Cava ieri sera in live ha trovato un'isola dove era piena di scheletri, combattute tutte. Più o meno ci ha guadagnato 15.000 di oro da lì. Quindi, comunque, oh, una chitarra. Cos'è una chitarra? Tipo una chitarrina, la voglio. È lo strumento quello che hai tu nell'inventario. Lo voglio dorato, posso prenderlo? Adesso non lo prendo perché non voglio spendere soldi per queste cose. Io li voglio spendere ma non ce li ho. Cioè, nel senso, preferisco prendere prima i vestiti. Anch'io, per quello. È stato breve ma intenso, vado. Ciao Laura, grazie per essere passato. Ciao Mara, buon viaggio. A casa. Ma noi viaggiamo sempre di notte, incredibile. Vado a prendere una brioche. Io vado su. Vieni intanto sulla barca. Sì, vengo. Hai accettato la missione, per favore, amici. Ma se andassimo tipo da un teschio. Ah, sì. Ma faccio la missione del più. No, teschio nel senso. Ah, dici il teschio fantasma? Sì, può fare. Io però. Ne vedete uno però. Ma accetta la missione e poi andiamo lì. Così intanto ci abbiamo. Quanto è vicino? Andiamoci, andiamoci, accettate la missione e andiamo. Penso che non l'hai accettato neanche te, Dato. Perché io l'ho accettato. L'accetto io. Ditemi se funziona. In combattimento con una ciurma patetica della Night Lady. Andiamo? Oh, guardate! Adesso abbiamo le due mappe. Alla ricerca del sapere nascosto nel teschio e nelle ossa. Delando sussurri segreti protetti dal nemico. Dobbiamo uccidere le due. Lost. Dobbiamo uccidere due tizi. Ah, ci danno due teschi, amici! Così vedremo finalmente quanto valgono. Vedremo quanto valgono. Effettivamente. È classico quello che ho scritto, sennò. Ok, prima andiamo dal fantasma, però voglio vedere cosa c'è nel teschio. E finché non abbiamo premi non li perdiamo. Infatti, per quello. Intanto ti cerca le mappe, ste. Noi andiamo verso il teschio fantasma. Che è qua dietro. Sì, infatti. Ma questo gioco è veramente bellissimo, mamma mia. Veramente brava, okay. Microsoft. Fa schifo al cazzo la Microsoft, ma questo gioco l'ha fatto bene. Mamma mia. Ora l'ho trovato. L'altro giro su Long. Tira le vele, Dav, per favore. Aspetta, ti accende le luci. Accende le luci, mia. Long Cove. No, non si vede un cazzo, non si vede. Raddrizzale tutte che dovrebbero andare bene dritte. Dritte? Ecco. Okay. Trovato anche l'altro. Quando volete. Sì, sì, ci facciamo un attimo. Ah, una vela andata. Non è propriamente dritta, è un po' più a sinistra. Abbiamo il vento a favore, boys. Sai cosa c'è dal fantasma? Io non l'ho visto, non mi spoilerate. Non lo so più neanche noi. Cioè almeno io non lo so. Neanche io. Magari ste. Ah, non so che piace, magari avessi visto qualche video. Io no, sono su questo. Io delle streaming le ho viste, anche abbastanza, però no. Erano della cosa beta. All'inizio non c'era poco da fare. Ah, quindi cos'è? Andiamo andare nell'isola sotto il teschio? Abu? Penso di sì. Ma ci sarà qualche mostro. Spawna sopra alcune isole, sento qui. Probabilmente inizieranno a spawnare teschi. Sì, sì, probabilmente dobbiamo fare ondate di nemici come ieri e uccidere un boss, probabilmente. Ste, prendi una sciabola come arma. Sì, sì, no, ma ce l'ho già. Oh, ti immagini c'è tipo il tesoro scheletrico, bellissimo. Lo scopriremo e diventeremo ricchi. Secondo me c'è un tesoro scheletrico, sai. C'è una nave davanti a noi. Vicino all'isola davanti a noi. Che dici, dove? Non abbiamo nulla da perdere perché sono due navi. No, una nave. Eh sì, andiamo a combattere, tanto non abbiamo trofei. Al massimo li uccidiamo e gli rubiamo la roba. Sì, sono due le navi. Una piccola, una piccola, una grande. Curvate Fredo, via. Qua ci facciamo male. Facciamo male. Che botta. Madonna pota. Quante sono? Le navi? Ah no, aspetta, questi. Ah no, quelle sono delle torrette, ok. Sono vostre altre due navi. Oh, non c'è. No, non ci siamo fatti un cazzo. E andiamo allora, andiamo. Sì, sì, intanto non perdiamo niente. Al massimo ci distruggono la nave e la ripariamo, quindi non è un problema. Anzi. Pi. Ah, beh, i bauli sono. Non i bauli, i cannoni sono pronti. Qualcuno mi dà una mano, per favore. I cannoni. Quella ancora.
Non ho riparato i cannoni, cioè l'ho sistemato. Non tutti, perché aiuto viaggio. Oh, ok. Che io vado al timone a cercare. Adesso non rushiamo, ragazzi, non facciamo con calma, perché dobbiamo. Non vedo un cazzo, per cui dovete dirmi. Non lo so, ecco. È dritto davanti a noi. Tutto dritto, via. Prima di tutto di andare sulle barche a vedersi. Occhio, gira a sinistra, sinistra. Sinistra, sinistra, via, sto un girando, pochino. Sto girando. Non la prendi questa, non la prendi. Jack, sto volando. Ok, sta andando un po' più sulla sinistra, inizia a girare anche questo. Mi sa che dovremmo andare. Ah no, era una sola nave, quella lì era un. No, vero, una torretta. Quindi devo andare a sinistra. Tutto dritto, sinistra. Tutto dritto. No, sinistra, vai a sinistra, perché quelli stanno già girando. Come... Oh, sei pronto? Andiamo a buttare giù la nave, eh? Sui cannoni di destra. Tu gira tutto a sinistra. Ditemi voi quando frenare. Tiro? No, no, ma. Sparate la nave! Boom! Presa. Colpita! Okay. Guarda che driftata! Assaliamoli, presto! Andiamo al culo! Sopra, sopra, sopra! C'è qualcuno sopra! Combattimento, amici! Ok, in chat mi dicono se perdiamo tolgono l'iscrizione, quindi dobbiamo vincere. Sono due almeno, l'ho colpito. Non rusharlo. Io ormai sto. Io sono con ste, mi sono buttato per quello. Vengo, io sto sulla nave però perché sennò ci fotte. Uno è morto. Aiutami a coltella. No, mi ha ucciso. Respawnate qua. No, io sono morto solo io perché mi ha body bloccato. Ma forziere nella cosa del capitano. Ma cos'è sta roba? Ce n'è uno a bordo qua. Ho fatto un forziere. Ce n'è uno a bordo qua. Sto arrivando io. Merda, mi ha ucciso. Tanto non abbiamo niente noi. Mi ha colpito in uno scope col cecchino tipo corpo a corpo, bastardo. Io l'ho preso con la pistola, ma poi mi ha credo sciabola. Ci stia togliendo la. Sì, l'ancora. Sono respawnato io. Che non è un problema in realtà, perché adesso devo spawn sulla nave e poi ammazzarlo, perché almeno dovrebbe. A meno che non si sia. Sento un rumore di un'acqua. Ok. E se ci tolgono. Dov'è il tizio? Riusciamo a girare la nave e buttarli giù la. Abbiamo rubato un trofeo, un coso? Sì, gliel'ho rubato. Ho hittato uno. No, ne andiamo via. Ok, gli scheletri ci stanno aiutando. Gli scheletri ci stanno aiutando. Potete girare. Li buttiamo giù la nave. Dov'è la nave? È qua dentro di noi. Ci sono gli scheletri che gli stanno sparando. Potremmo rushare, fidatevi. Non stanno guardando noi. Rusho io, ok? Lasciamoli insieme. Non tutti, perché sennò. Merda. L'ho colpito. Bordo. Uno l'ho ucciso. L'ho colpito. L'avete ucciso questo qua a bordo? Sì. No, ha ucciso me. Cazzo. Ah, con la bordo no, io ho ucciso quello della loro nave. Ma dove sei andato tu? Okay, stavo dando una mano e te ne sei scappato. No, mi ha spinto lui, mi ha sparato, mi ha buttato giù e sono volato. Ho volato sotto. Però l'hai uccisa, vero? Sì, adesso sì. È perché vedo che è qui. Uno è appena rinato, Sono visto passare. Io ho tolto la loro ancora. Uno sta respawnando. Lo sto facendo, okay, sto facendo schiantare. Li sto schiantando, sono io. Ah, guarda che si sta pure, è storta la nave, mi sa che c'è delle. Sì, parti. c'ha dei buchi. Vai, l'ho mandati via. Fatto. Li ho bucati, li ho mandati via. Non hanno. Ho ucciso quelli dentro così non possono controllarla. Perfetto. Però dovete venirmi a prendere poi. Anzi, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Sistemate meglio la barca che io me ne vado. Salgo già sull'isola. Sì, sta hanno ancorato. No. L'ho colpito. Oh. Sono stati colpiti dal coso. Ah, quindi ha funzionato il mio piano? Sì. Io vado già sull'isola, tranquille. Oppure. Piace ci sono preparati. No. La torretta a fianco a noi ha già sparato agli altri. Ha già sprecato tutte le munizioni. Questa qua vicina. Mi stanno colpendo tantissimo. Loro l'hanno perso. Guarda Manu, adesso che è uscito questo gioco Fortnite praticamente non ci giocherò più. Questa sera sarò nuovamente in live con Sea of Thieves. Dalle 21 fino a finché tutta la notte. Facciamo
da, piace per questo video l'anker. Mi avvicino alla nave e l'aiuto a buttarla giù. Ma qua c'è un tizio. Beh, mi devo girare almeno per metterla a portata dei cannoni. Vengo da te. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Era un, era una persona. Era un player, era uno del, di loro, era il terzo di loro che era rimasto qua. L'ho ucciso, morto definitivamente, sono morti tutti. Uccisi tutti. Dove sei tu qui dentro? Cosa? Sei dentro l'isola. Sono sopra, dietro di te. In alto, in alto. Ero qua sulla torretta. Entriamo? Sì, sì, sì. C'è uno squalo. Non entrare in acqua, c'è uno squalo. Tantissimi. Ok, c'è la portata dei cannoni. La cosa fighissima che abbiamo fatto. Abbiamo rubato una, abbiamo rubato un tesoro, abbiamo distrutto una nave, ucciso una ciurma, wow. Sono tantissimi. Ma chi è che spara così tanto? Quel... Aia. No, mi hanno bloccato in angolo. No, non ce la facciamo, andiamo via. No, no, cioè, tanto non perdiamo niente. Si può fare, dai, non è difficile. Bisogna solo... Tanto abbiamo tante banane, tante robe. Basta che scappi e colpisci, scappi e colpisci. Ma tu colpi la spada? Eh? Usi la spada? Sì, sì. Ma non colpire con qualcosa, ma non l'altro colpire. Quella è la nostra nave? Ti piace dove sei? Stanno attaccando noi ora. Comunque poi avremo bisogno del tuo aiuto, via, eh. Sto attaccando l'isola perché dei cannoni hanno attaccato la nave. Non ho più banane, mamma mia. Sono morto. Corri sulla nave. Ah beh, se muori comunque torni alla nave. Merda, sì. Ma non posso venirli ci sugli squali, porca merda. Prova ad avvicinare la nave. Perché mi toglie l'arma così? Comunque abbiamo vinto il fight, mi è piaciuto. Ma questo chi è? È l'olandese volante. Ah, sono matto anch'io. Ma intanto ritorniamo con tutte full vita, quindi va bene morire. No, ti sei passato. Sì, sono andato via, sono respawnato. Come sta andando? Ah, ma il banane non te le ridà, cosa fai via? Avvicina la nave perché se no non si può arrivare all'isola per gli squadri. Piace! Giù! Togli l'acqua, togli l'acqua! Oddio! Non si può più chiudere il buco, siamo fottuti! Come non si può più chiudere? Non si può più chiudere, è troppa acqua. Merda. Finita. Finita. No, 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 venite su, togliete l'acqua da su. Ma continua a entrare. È finita, piace. Ma cazzo! È affondato proprio. Cazzo. No, io l'ho detto, devo andare via, abbiamo perso un tesoro. Vabbè, era un tesoro schifoso, ci dava 100 monete. Non c'è un'altra barca? Sì, adesso risponde. Eh? Adesso respawniamo. No, dico ce n'è un'altra, ci sono dei tipi. Ma io sto ancora spawnando. Come stai per spawnare? Sono morto affogato. Ah, io ti vedo di fianco a me. Oh, vedo lo schermo nero che carica. Ok, una sirena. Io ci porto sulla nave. Dove siamo? Su che isola siamo? Sì, dove siamo? Boh, sono andato così a casa. Vabbè, andiamo alla nave. Ma dove sei spawnato? Ah sì, è qua. Sì, sì, sono. Beh, andiamoci a fare le missioni, a farci.
Qua c'è un ubriacone. Bello. Io ho bisogno di banane, mannaggia. Dobbiamo controllare prima la struttura. Però mamma ha tolto il segno delle isole. Li metti. Allora. Era. Scusa. Ma siete sicuri che abbiamo perso il baule? Sì. Vabbè, la nave è affondata col baule. Okay, no, riprendo. Qua c'è una collaio. Raccolgo un pollo. L'altra è. Don't call. Sono vicini? No. Che palle, pure lontani. Questo è un pollo? E che lo metto là così diventa parte integrante dell'equipaggio. Vai, togli l'ancora. Ma che mal di testa mi sta facendo venire sto pollo. Del cazzo. Dobbiamo andare a nord ovest. Qualcuno al timone per caso? No, vado io. Sento ancora col pollo, figlio di puttana. Va, mi fastidio. Fatta, se vuoi lo lasciamo giù però. No, 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 ma che? Lo senti che fai verso, che beta. Tirate giù le vele. Le vele. Pura tempesta. Abbiamo il vento a favore, almeno. Ma prima dove siamo morti? Vicino all'avamposto. Dove credo ci sia ancora tutti ora, quindi lì adesso. È vicino? Mi sa che dovremmo andarci quando saremo più forti. Magari stanotte, perché almeno non c'è altra gente che ci spara. Ever. In stanotte poi ci riprendiamo. Perché se parcheggiamo, andiamo tutti e tre, ce la possiamo fare. Vado in bagno, la nave ce la buttano giù. Andiamo a uccidere le torrette. C'è una nave. Dove? Aspetta, non so se... No, no, no. A destra dalle rocce. Ci lasciamo la stare, tanto da solo. Un colpo però da avvertimento dove sta? Aspetta, aspetta, quando siamo vicini. Okay. Magari è un eroe. Mira in alto, eh. Magari lo colpisci anche. C'era. Era lì. Però. Si è cagato, guarda, si è cagato. Ok, ci sono. Dove eri andato qui? Potevo andare in bagno, non ho preso la brioche ancora. Quanto è lontano il posto, che palle. Dovete andare leggermente più a destra, eh? Ok, così sì, va perfetto, così va perfetto. Brioche. Mannaggia il test, che non vedo l'ora di ritornarci, ma non... Voglio vedere se ci dà il tesoro scheletrico. Guarda quanto si muove la barca, mamma mia. Ma era un po' una merda. È un po' mossa. Montagne russe. Però che belle che sono le onde.
come sono fatte bene. Buongiorno. Guarda, tutti quanto si inclina. Qual è l'isola? Dico subito. Dov'è che dobbiamo andare? Bella domanda. Molto più a destra. E l'altra anche pure a destra. Non sento che l'ho tolta. Quello che dobbiamo andare è grande. Il vantaggio dell'andare a destra è che avremo il vento a favore. Non era a destra, ste. Come non a destra? No, stai girando a sinistra. Sto girando a destra. Sì, sembrava a sinistra il timone. Ah, ok, sì. Ok, dritto di qua c'è un'isola, se no più a destra è l'altra, dipende da quello che volevi. Facciamo la prima qua, che è più vicina. Guarda che mi sta chiamando il telefono, arrivo. Pronto? Niente, mi hanno buttato giù. Ho risposto e mi hanno buttato giù. Bene. Tutto? Giusto. Qui hai detto pronto. Ciao Laura, bentornata. Ti sei perso un combattimento epico. Finito male. Siamo affondati. Siamo affondati perché ci hanno ucciso degli scheletri. Ci hanno buttato giù la nave. Dobbiamo controllare più spesso il fondo della nave, perché... Dopo il polvast. Siamo arrivati, ovviamente. Ok. Ci vuole un po' di pollo fritto? Davanti, a tutto dritto. Ciao Kevin. Voglio vedere anch'io com'è su... con l'albero maestro tutto... tutto storto, mamma mia. Scadi in mare qua muori male, nel senso. Ti viene un'onda in testa e collassi. Guarda quanto è cazzato il teschio, mamma mia. Che sembra più incazzato del solito perché è tutto rosso per niente del sole. Quale stiamo andando di isola? Questa qua un po' più a sinistra. Come si chiama? Piace, sei giù che guidi. No! Se vuoi guido. Sì, allora, vai un po' più a sinistra. Ma si chiama... Vedo. Ma è Scurvy Isol o quell'altra? Scurvy. Ok. La prima. Allora, alla ricerca del sapere nascosto del teschio nelle ossa, svelando sussurri segreti... Cosa? Protetti dal nemico, conoscenze segrete finalmente... Ma quelle con tutte le cose così. Mi sa di sì. Uguale. Andiamo a uccidere Capitan Lost al Sea Catcu. Long cover, non è questa. Devo andare a destra, a sinistra ora. Ah, allora aspetta, cosa fosse questo? Ah no, è questo, è la seconda mappa, perché è l'altra mappa. Ah, ok. Perché abbiamo confuso le mappe. Ditemi qualcosa perché... Sì, ti dico io quando qualcuno va all'ancora. Okay, uno all'ancora, io sterzo tutto a destra, a sinistra. Ancora, ancora, okay. ancora. Non ci schiantiamo. No. Forse c'è... No, qualcosa viene, te l'ho detto. Aia. Dobbiamo fare un po' prima, infatti. Ma io c'ho le assi, vado giù. Io tolgo un po'. Sì, sì, te togli l'acqua, togli l'acqua. Quel pollo di merda può anche morire per i miei gusti. L'ho messo in... Povero pollo! Ma si è rotto l'asse! What? No, il pollo davvero è qua sotto, poverino. Lascialo lì che sennò fa tutti i versi. Ha fatto il bagnetto. Fa tutti i versi, lascialo lì. Il pollo! Guardate il soldato di acido. No! Povero pollo! Il timone, amici! Chi se ne frega il timone, qualcuno salvi il pollo! Lascialo lì a morire! Andiamo giù, amici! Ok, ha la testa fuori, va bene. Ok, andiamo. Comunque è strafigo sto gioco, anche se le mie grandi abilità sparatorie mi farebbero uccidere anche da uno scheletro, mi piacerebbe catturare un pollo e trovare un tesoro. Ma in realtà guarda, è molto semplice ed è molto bello.
Perché non si basa tutto sul combattimento, ma si basa anche sull'esplorazione. Molto molto carino. Da, vedo una luce, da. Dov'è? Qua adesso. Ah, vero? Ma cosa dice lì nella mappa, visto che ci siamo arrivati? Aspetta. Ah, no, andiamo semplicemente a avvistare il capitano. Non, non è detto che sia quello, comunque, perché dice solo l'ultimo avvistamento. E ma di solito è qui. Ci sono, gli scheletri. Aspetta che mi stanno chiamando al telefono. Mi stanno chiamando al telefono. Io mi nascondo un attimo, amici. Mi muto un attimo. E allora aspettiamolo. Chiudiamolo, chiudiamolo. Oh, lo chiudiamo in cella. Ma no, dai. Non può fare la missione. Aspetta, no, è vero, ci serve anche una mappa. Ah, solo per quello, bravo, bravo. No, ma sarebbe bello se tornasse e si trovasse chiuso in prigione. C'è un maiale. Cosa? Maiale. Mi è corso il cane. Oh, cassa di zucchero fine, non so cosa serva, ma raccolgo. Cassa di zucchero fino? Sì. Ottimo. Dov'è? Compagnia del commercio magari. Boh, lì sull'isola, sulla spiaggia. Banane. Banana. Banana. Magari la compagnia del commercio poi ci danno un sacco di soldini, vero? Vero? Sì. Penso sia una cosa poco rara, cioè nel senso. Questa che isola è delle due? La seconda. Mi ha avvelenato. Il capitano Wildfire Wilkins. Il cobra? Sì. Alla ricerca di Wildfire Wilkins. Lui. Ci sono le banane sulla nave? Sì, un po' sì, una ventina. Dove sono? Sotto al in parte più o meno al tavolino della mappa. Ok. Qua c'è una tomba, se scavo qua. Non andare troppo in giro che magari poi inizi la missione per sbaglio. Niente. Peccato. Mi aspettavo di trovare qualcosa di epico qua a questa lapide scavando. Peccato, peccato. Per il lotto, per le cannone. Tu. Fatti avanti. Marrano. Salve. Un altro marrano, eh? Ho passato. Oh. Guarda in live sì, mi piace come ballo. Ehi. Aspetta che sono un po' attaccato dagli scheletri. Ehi. Ops, mi ho sparato. Vedo qua. Eccomi, sono tornato. Perché mi hanno chiamato il ragazzo da cui ho ordinato il professore. Che arriva in questi giorni. Quindi. Ah, l'hai preso alla fine? Preso. Sì. Arriva in questi giorni, quindi mi ha informato. E mi stava informando per il prezzo. E mi fa anche uno sconto di 100 euro se gli porto il vecchio processore. Io avevo intenzione di venderlo sui 90, quindi direi che è perfetto. Il boss è già spawnato? No. Ok. Aspetta, ho perso la chat di gioco. Shit. C'è la chat della live. È spawnato il boss. È qua. No, stai. Vabbè, scusate per il piccolo periodo effettuato. Ah, para sto qua, minchia. Devo mangiare una banana perché. Oh, era easy. Siamo questo teschio schifoso. Ah, ok, quindi il teschio che abbiamo tolto ieri valeva un fottio. Va bene, fa male al cuore, lo sapete, vero? Sì.
E quello era un teschio rarissimo, porca madosca. Che sfiga. Pure di una missione in bottiglia. Mamma mia. Vediamo questo quanto vale. Tipo intanto ne abbiamo due, ne devo fare un altro. Fare. Ah, comunque avevo trovato una scatola di zucchero. Cos'è? Una cassa di zucchero. Sulla spiaggia. L'ho messo sul. Sì, quindi magari se la mettiamo vale un po'. Guarda che mi stanno richiamando quelli del negozio, aspettate un attimo. Io invece mi attacco alla scala e voi salite. Pronto? L'altra isola dove? Tu vedi invece che questo qua ci dà tipo 2000 e quella di l'altro. Ieri tipo 20.000 Lì mi mangio le mani davvero. A sinistra dobbiamo andare. Vedi tu? Ok, mi dici dove andare. Ok, eccomi. Allora, arriva venerdì il processore. Sì. Poi arriva venerdì, me lo monta lunedì. E quindi lunedì poi possiamo fare live a qualità migliore. Dai! Quindi ragazzi, super live in arrivo. Dobbiamo andare a Scurvy Isle. Vai. Ora dicevo ora vediamo che tipo ci dà 2000 per questo e quindi ci mandiamo. Sì, io bestemmio, sai vero. Quello di ieri. Ciao. Dove l'avete messo il teschietto, raga? Ah, qua. Ancora un po' a sinistra. Comunque ragazzi, per tutti quelli che se lo stanno chiedendo, ieri sera quando stavamo giocando abbiamo trovato un teschio. Cioè abbiamo ucciso un boss, c'è stato un teschio fortissimo. Era praticamente questo teschio però molto più illuminato, tipo faceva una luce gigante. L'abbiamo venduto ma si è buggato il gioco e non ci ha dato né soldi ma l'esperienza forse sì. No, la fama sì, ci ha dato 4 livelli, ci ha dato. Ci ha dato 4 livelli. A me sì. Aspetta. Sì, ma infatti mi ricordo che c'è le anime. Ma c'è scritto! C'è scritto quanto valeva. Visto che, perché c'è scritto oro ottenuto dai viaggi dell'anime. Siccome ne abbiamo venduto uno solo, c'è scritto che valeva 1148 monete. Ma dove? Ah, te vai, premi ESC. No, scusa, tab. Ordine delle anime. Sì. E sull'ordine le anime, il rango 2 degli achievement a destra. Il rango 2 c'è scritto ottieni 5000 monete. Io adesso ho scritto 1148 su 5000. Perché ne abbiamo consegnato uno, quindi valeva 1148. Però valeva comunque tanto, mannaggia. Ciao Angelo, benvenuto in live. Posso chiedervi una cosa? Certo, dimmi pure. Se possiamo risponderti lo faremo volentieri. In ogni caso benvenuto, ti invito a lasciare un bel like e iscriverti se non l'hai già fatto. Siamo arrivati quasi. Quasi? Vai. Comunque ho cambiato, ho messo la pistola. Mi piace di più. Più rapida. Giovedì sera se fai la live gioca la Laura al posto mio, tipo. Va bene, va bene, va bene. Così posso. Ah, e grazie mille ad Angelo Gamer per l'iscrizione. Benvenuto nella famiglia di Dub. Iscrivo al mio canale YouTube. No, mi dispiace caro, non faccio iscritti e ricambi. Mi iscrivo solamente ai canali che penso meritino. Mi dispiace. In ogni caso, così posso scrivere nel titolo con Laura, così faccio i titoli clickbait. Sfrutto la tua ragazza, va bene. Non è un problema. Mi piace Laura, ti sfrutterò per visual. Scherzo. Ok, grazie comunque, di niente Angelo. Benvenuto nel canale, spero ti divertirai. Ti aspetto anche questa sera alle 21, saremo sempre online con Sea of Thieves fino a tarda notte, finché non ci rompiamo le palle. Sinistra. Perché avete buttato l'ancora? Perché ma è qua. E questa è l'isola? Sì. Ah, possiamo già buttarci, ci arriviamo. Sì. C'è qua a fianco. Ah, io mi sono fatto malissimo, ho beccato l'acqua. Ho beccato la terra, scusate. Scusi me per gli iscritti, ma no. Ci sono molti ragazzi che appena leggono un nome di una donzella nel titolo si iscrivono solo per quello. Bravo, via. Assi di legno, ragazzi, se potete prendetele qui. Che banana hai preso? La banana. Ma non ho proprio bisogno di una banana. Fase ambigua. Dov'è sto fantasma? Secondo me qua. Ah no, arrivano. Ma sta scappando, amici, guarda. Pigliacco. Dove vai? Guarda, guardalo. Basta. Fatto.
Ah. La moschetta da capitano in arrivo. C'è la musica da boss, amici. Eccoli qua altri. Tre colpi e ammazzi uno. Con la spada, dico. Ma tra poco. Allora, se arrivano i nemici dorati vuol dire che il boss è potente. No, non funziona la musica. Amici. No. Boss, c'è il boss. Bella, madonna. Motivo in più per sparare. Violenza sulle donne. Minchia, che schifo. Questo sembra carino. Ok, questo è sciagurato, è meglio. Fa okay. Che luce emette? Fa luce? No, non sembra. Proprio figo. Tenetelo voi così lo vedete. E facciamo già un'altra o... Sì, già una sì. Il problema è che io non ce l'ho. Perché non ce l'ho equipaggiato. Io ho quelle dell'oro. Anch'io, facciamo quelle. Anch'io. Poi facciamo le mie. Poi facciamo le tue, via, va bene? Ahia. Non le facciamo mai le mie, ora facciamo le mie. Ma io non ho ancora finito le mie. L'abbiamo iniziato, abbiamo fatto quello di ste. E neanche io. No, io l'ho iniziato uno. Andiamo con le... Cioè, è uguale, tanto le facciamo tutte. Esatto, quindi... Facciamo quelle di Davide che le finiamo un attimo. Almeno le finiamo, che ce ne sono già due. Ecco. Dunque, poi facciamo le tue e poi facciamo le mie. Sì, sì, poi ricominciamo a rotazione. Ieri poi alla fine abbiamo fatto quelle di Davide, le tue. Ma te dovevi, avevi mal di pancia ieri. Non è vero, poi ho detto sto bene, voi no, sono Ma sono, erano le 5 di notte. Sono le 4 di mattina, appunto. Ma devo andare al lavoro. Non è le 4, chi cazzo è che va a dormire alle 4 di mattina, stra presto, andate a dormire alle 9 di sera. Guarda, se non devo andare al lavoro, stavo tutta la notte. Sono svegliato duro. Oh, accettate la mission, boys. Accettiamo la missione. Ok. La prima è un tesoro, la seconda... Questo è un tesoro, quindi. Dura. Ah, una allora. È una... Dai, da dove non sono? Non si vede di nuovo un cazzo. Da dove sono? Permesso. Molla, molla. E non si vede. Ok. In realtà non è vero, non lo so, l'ho detto solo per impossessarmi la mappa. Allora io adesso parto a caso. No. Guarda, spinga. vai al timone così cambi direzione, no, sennò poi in parte ci schiacciamo con te. Vedi, va pure. Mi ha chiamato buona corsa. Ordinato il processore, viene venerdì, arriva. Poi lunedì me lo monto. Tutto a sinistra. Adesso, allora, arrivo. Allora, se il vecchio processore... Ah, dovete riparare la nave. Ho graffiato tutto. Se glielo portiamo, se glielo diamo a lui, ci dà 100 euro di sconto. E costerà intorno ai 250. Ma penso 250. Adesso poi mi richiama, poi in sti giorni mi dice precisamente. Sì, tanto sono qua a giocare. Bene. Hai trovato le isole, via? No, ma mi sa che forse neanche sono qua in zona, perché tipo le abbiamo prese da un'altra parte, infatti. Questo è qua. Pollo che sta morendo. Dovevo andare, via. No, il pollo no, dai però. Dovevo andare? Sono da solo. Ovest, tutta ovest. Ma lontana? Abbastanza. Così va bene? Salvare un attimo il pollo per... No, ho già fatto un po'. Così va bene? Qual è che non hai trovato ancora? Così al contrario, che schifo. La prima. Ragazzi, così va bene? Sinistra, quindi sarà vicina. Allora questa. E l'altra è... un coso strano. Ah. Ragazzi, sinistra così va bene? Allora, the zoom mi piace. Così vediamo. Aspetta che voglio vedere se quella, sì, è quella. Direzione? Una sì. A destra. Ok. Tutto a destra. Sì, sto girando. Oh, ovest. Ecco, questa qua a destra, la vediamo. No, merda! Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta. Mamma mia, che culo. Qual è? Andando sulla bussolina devi mettere tutto ovest. Sì. Sto girando. Ed è molto vicina la prima. È quella della destra, dici? Sì. Ah, la vedo.
Ok. E l'altro invece è un po' più distante. Il vento stranamente è contro. Diversamente dal solito. Ma poi non ho preso un 7000 set. Cosa hai preso? E 6000 set. Devi prendere un 6008. Ma non è compatibile con la scheda madre. No. Tanto per quello che mi serve per fare le live mi basta, quindi va bene. Ok, dritto così. Vabbè. Sì, sono perfettamente dritto. Vai, il timone è messo perfetto, quindi... Oddio, che paura. Terra! Oh, capitano, mio capitano. Roccia! C'è un bel roccino dritto dove stiamo andando. Io una sterzatina a destra la farei. Ma che... Vado io o vai te? Le che sterzano a destra. Va bene, ci schiantiamo contro il roccino. Vado tutti dritti. Vado a destra? Sì, e anche subito, se no ci schiantiamo. Sto già andando, sto già andando. Non vedo niente con le vele, quindi fate voi. Fra poco tira l'ancora. Ok, ancora un po'. Però raddrizzati contro sterzati. Sì, sto già facendo. Sei contro sterzati. Va bene così. De ancora fra 3, 2, 1. Via! Perfetto. Possiamo uccidere qua? Un tesoro? No, qua dobbiamo prendere. Dobbiamo uccidere un tesoro. Preso. Ma basta, oh! Ma non sono manco arrivato io. Ci sono ancora sulla barca, ma what the fuck? No, a caso siano dei cacciatori di tesoro. Vabbè, bene. Però è un tesoro di merda. Ma tanto ce ne sono due di per tesoro. Il nostro è l'isoletta che tanto è piccolissima. Non penso ci sia qualcosa. Banane. Para 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 piripipiripipipi. Un serpente in acqua, però vabbè. Guarda, esistono i serpenti acquatici. Cobra qua. Sì, ma non è un cobra. Il cobra qua. Il cobra non è un serpente. Posso bere l'acqua? Beh, di solito è fatto per quello, però. Tutto l'altro. E poi siamo partiti. Ma io guido. L'altra isola era più a sinistra, tipo. Well, ditemi voi, ste. Arrivo. Ma avete incontrato allora. Il Kraken? Il Kraken? Per ora no. Ieri eravamo in un'isola, abbiamo sentito dei rumori, tipo dei versi strani. Ma non sappiamo se era lui. Avete tolto l'ancora? No. Gli sto girando il timone. E sono ubriaco. Se vieni a toglierla con me. Stiamo facendo guidare un ubriaco, lo sai, vero? Porco, sei lontano all'altra isola. Perché è così lontano? Ma no, non è troppo lontano. Sì, ma rispetto a questo, sì, però... Aiutami, viaggio. Arrivo, stavo guardando con intensa ammirazione la distanza dell'altra isola. Beh, sinistra come. Però quando sei ubriaco che guida da solo, è bellissimo. Deve andare tipo tutta a ovest. Che guidi da solo quando sei ubriaco non è una cosa bellissima. No, esatto. A ovest? Allora, sì. Aspetta che esco da sta situazione scogliosa. Però... Ma ci stiamo grattando tutta la nave, vero? Ma nel caso del incontrastere. Ci dovete combattere e morite a priori. Se non sbaglio, tipo si vede una sagoma sotto di noi e vengono dei tentacoli che cercano di portarci giù. Puoi provare a combattere e puoi anche vincere. Il problema è che noi siamo tre rimbambiti, quindi probabilmente moriremo c'è male. Acqua, mi... c'è... Cosa ho preso? No. Che c'è? Oh! Ma, qua... Ma perché non me lo dite, pirli? Cioè, perché siamo riparando sotto a riparare. E perché cacchio c'è? Ci sono le vele e non vedo niente io. Lavoro duro, piace. Fatti tutto il giorno. Ripari la nave appena finisci. Bello. Non bello, sono. Che? Io sono sotto, non sto facendo niente. Ma sei sull'isola.
Com'è possibile che sono sull'isola? Sì, sull'isola. Gira un po' a sinistra. No, ma io sono giù qua, sono qui. Repararlo, sta cosa si è riaperta. Buttate giù l'ancora, poi. Dav, vieni giù a riparare. Sono già giù io. Io vado via qui dal resto. Sicuro? Chi è che l'ha ributtata in nave, sulla nave l'acqua? Non io sono ancora giù. Dovevamo andare a ovest. L'ancora l'avete tirata? No, tiriamo. L'ho tirata per fermarci, no? Non c'era più la nave. Sì. Non c'era, solo il ghiaccio. Era sul fondo del mare. Ragazzi, ma il pollo... In fondo al mare. Il pollo è ancora vivo, vero? Il pollo è in fondo al mare. Dov'è il pollo? Oh oh. Non c'è più. Non me la vedo. Dimmi. Che cosa succede? Perché guida? Ok. Dav, dimmi. Dav, dov'è il pollo? Nessuna parte. Io non ho fatto niente. Acqua! Io l'abbiamo visto che non è da nessuna parte. Rivoglio il pollo. Dove sono le cose? Ho già chiuso io. Togli l'acqua. Pollo, no. Dentro una gabbia di ferro. Non è in mezzo al mare. Se ascoltate bene, lo sentite ancora. È vero, no, sentite? Posso dedurre. Venite con me da. Guardate con me. Ah, è sopra forse. Sull'albero maestro. No, non sono così. Non sono così banale. Per me sul retro della nave. Punta, ciao Marty. Ah, oh, sì, lo sentite sul retro della nave. Aiuto! Non si male. È bello che piace, cosa ha fatto? È sul retro della nave, è dato giù. Ma perché pensavo sul retro, ma qua sotto. Ma lo stavi guardando. Non stavo guardando il pollo. Io mi sono fatto malissimo, sono volato tutta la droga. Non c'è una banana. Non possiamo guidarvi. Dove stiamo andando soprattutto? Non ci siamo, ormai. Era stata giusta? Oddio, anche la strada giusta. Leggermente più a destra. Come va Marty? Managgia, devo andare in bagno. Ma che è un continuo? È il freddo, cara. Ho messo il pollo al sicuro. Dove l'hai messo? L'ho mangiato. Chi è che sta guidando? Non io. Ok, vai leggermente più adesso. Dav, lascia stare il pollo. Dav. Porco. Mi si sta arrampicando davanti col pollo sulle spalle. Quel povero pollo. Mi dà fastidio i suoi versi. Bene. Oh, così non può dare fastidio a nessuno. E l'ha ucciso. Ragazzi, non posso più scendere. Come non posso. Dove l'hai messo? Allora. In cima. Ti faccio. Mi piace guida, non devi guardare. Ma mi manca un sacco. Guida. Missione di soccorso. Ma dove sei, via? Ormai è parte integrante dell'equipaggio. Ma dove sei, via? Infatti lo vuoi vendere appena arriviamo, bello. Vabbè, però. Va bene che sei già arrivato. Ti piace? Ma scusa, l'hai portato giù e poi dove l'hai messo? L'ha portato giù Dav. Ah, ok, sono... Mi sono rotto una gamba, aiuto. Ho bisogno di banane. Scusate.
Chi è che sta guidando ora? Nessuno. Io l'ho messo giusto. Vieni pipipipipi. Ma se voi vi ricordate dove mettete il polvo, vai. Ma se lo buttassimo in mare? No, ti prego, vale tantissimo. No, se buttassimo te in mare. Io voglio di più. Vale 45 monete quel polvo. Solo? No, non so, è il numero. Perché quando l'avevamo venduto il pollo bianco valeva 200. 235. Merda! Polle in mare! Chi è che sta guidando? Come polle in mare? Io in mare con pollo! Io guidavo, mica l'avevo messo. Guardate quest'uomo! Io lo lascerei lì, acceleriamo e ce ne andiamo. Ma si dispara? Vadi, vadi, non ci incischi. Si spara così specchi il pollo. Cazzo, non ho le munizioni. Da così vicino non ti sparo, tranquillo. Voglio, sono con quest'odio quel pollo schifoso. Guarda che sta soffocando il pollo. E beh, se lo tieni sott'acqua. No, iniziamo a tirare sulla. Le banane sono la nostra salvezza insieme ai biscotti, esatto. Non mi aiuti a tirare l'ancora. Ho rotto le gambe. Ma che palle sto pollo. Guarda un attimo in coperta. Perché non ne vai a letto se devi andare in coperta? Siamo quasi vicini all'isola, eh? Non sembra che in chat ci sono solo io, boh. Ma se non sei famoso su YouTube non ti guarda nessuno le mani. O meno che non shoppi i giochi. Non ti non faccio live per avere spettatori adesso che non me ne frega più di tanto. Faccio live per i soldi! Ma cosa? Mi hanno donato. Che ti ha donato 100 euro mi hanno donato, odia, mamma mia. Siamo quasi. È questo. No, è quella dopo. Questa qua è un'altra. Oh, vai, mi hai sul polo. Ah, è sotto. Qual era la mappa del tesoro questa? Ah, è vero che era un'isola normale. Ma comunque abbiamo perso un quarto d'ora per fare sta missione. Sincronizzati. Cosa? L'avete aperta insieme? No, abbiamo girato insieme così. Andiamo uno dentro l'altro, così non ci capiamo. Vedo un'isola, vedo una mappa volante. No, vedo una mappa gigante che mi copre la faccia. Tutto. Io vedo due coglioni che si mettono un po' di cartone. Nave davanti. Ma che dici? Sì, sta andando via, facciamo. Chiudete le luci. Perché penso che inizia a prendere. Tirate giù le vere così andiamo più lenti. Aspetta che parlo in chat, come si fa? Chat pirata. Stay away! No. Non sparate, di tanto sono innocui. Qualcuno sta controllando. Aspetta che forse l'ho colpiti. No, sono andato via, basta. Mi ha spaventato. Vira, no? Stanno virando, eh? Sembra di sì. Signori! Virate! Virate anche noi! Virate anche noi! Girate tutto a sinistra, io giro l'altro. Cazzo, ci stiamo per schiantare. Siamo schiantati. Va bene. Io vado giù a riparare, voi difendete. Io. Ti aiuto a riparare perché si è scaduto troppo. Tengo d'occhio il galeoncino.
l'acqua c'ha la fai togliere a te? Che vado a evitare via. Intanto ti tiro una secchiata. L'abbiamo già liberato. Ah no, se ne sta andando via, se ne sta andando via. Era una virata per andarsene a fanculo, non era una virata per combattere. Sarebbe stato un pazzo. 3 contro 1, sarebbe stato veramente un pazzo. Comunque, allora andiamo a trovare un tesoro. Mo, che cazzo di isole siamo? Ah, quella è giusta. Quindi dobbiamo andare a quella. Esattamente dall'altra parte, però, Duff. Sicuro? Sì. No, non c'è il buffo qua. Ah, non è vero, c'è il baffo, qua c'è un isolotto. Che palle, vero? Qua c'è una grotta. Bella, Kevin, come va? Vabbè, mangi un po' di scuoti, brava. Ciao, Uta. Dai, fai Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Non so che gioco sia. Cioè, so cos'è Yu-Gi-Oh! Ma Duelist of quello lì non ci ho mai giocato. No, ma la piace da prendere. Ragazzi, poi mi aiutate, ho qua tolto delle banane e delle assi di legno, le possiamo portare sulla barca. Lì. Figo! Trofeo di Poseidone? Bello. Questo vale un fottio, boys. Lo andiamo a portare subito? Perché? Io ho scavato lì perché pensavo fosse quello, perché mi sono roba blu, invece era un fiore. Che culo di merda, boys. Una barca! Aiuto, galeone! Dove? È su, no. A fianco a noi. No, è una, no, è la barca piccola di prima. Ci spara al pezzo di culo. No. Ci sta affondando la nave. Corri sulla nave da ripararla. Sto già andando. È il pezzo di culo di prima, aspettato. Aspettato che scendessimo. Bastardo, figlio della merda. È pieno di tesoro quel figlio di puttana. Adesso lo andiamo a prendere. Portate il tesoro di Poseidone, boys, che andiamo a inseguirlo. Riparare la nave, fa dei suoni strani. Sì, ma aiutatemi, piangi. Sto arrivando a riparare la nave. Ci ha appena sfiorato da quel punto di vista. Il problema è che ci sta continuando a sparare. È un handicappato. Cazzo, con l'ultimo c'ha quasi preso. È un handicappato. Siamo fermi, ci manca. Ti stai lamentando il forziere. Sì, è il forziere che sta prendendo. Ti sta speronando. Colpito. È morto da solo. No, l'ho buttato giù col cannone. Prendiamo il forziere. Non c'ha un cazzo, non c'ha. Ma è morto. Non c'ha un cazzo, non c'ha. Affondiamogli la nave. Continuiamo a affondargli la nave. Tutte le palle e cannone, cose così. Vado giù, ruba la roba. Hello, Osman. Va giù la nave. Così. Sì, c'è l'acqua che sta entrando. Va giù tra poco. Ricarico i cannoni che... Col pezzo di culo. Ok. In ogni caso, lì c'erano... Vedete dove c'è il coso rosso? Il barile rosso sull'isola? C'erano un botto di banane e di assi di legno. Ok, sta affondando la nave, perfetto. Dai, potremmo andare a prenderlo, che ne dite? Quello ha detto signor sì. È in posizione per sicurezza. È tornato in vita, è tornato. Ha ripreso vita? Ricolpito, ho colpito due volte. Dai, se non affonda. Si è buttato. Si è buttato. Adesso arriverà qui. Vuoi farci tipo... Vado a ricaricare. Ci ha detto ehi là, ci ha detto. Se avete le munizioni. C'ha detto l'acqua. Dove sto qua? Sto coprendo io le scale, tranquilli. Voi togliete l'acqua. Se ce n'è. Andiamocene via, va. Prima che sto qua ci ruba qualcosa. È lì. Tu controlli se c'è. Vado a riparare sotto. Sì, vai a riparare qua, però. Ok, vedo il buco. Ucciso. No, è andato sott'acqua. Lo vado a uccidere, eh? Stai qui per ora, che noi... Finché non ripariamo la barca, stai qui. Ma sono già sopra, sono già sopra. Riparate la barca. C'era solo un buco. Abbiamo un bel coso, quindi... Paura, ci sono.
L'ho colpito. No, ma in realtà ci stavo saltando con lui, non stavo occhio combattendo. Occhio allo squalo, sì. Ma poi ammazzate me, Cristo Gesù. Dici che è esagerato per lo squalo, la palla di gamba. Ma qua ci sono scheletri. Non ho munizioni. Ho colpito. Comunque, aspetta che prendo le assi di legno e le banane. Tipo l'hai ucciso. Sì, sì. L'ho fatto. Ah, non colpitemi adesso, eh. Ah, là c'è un qualcosa con una. Qualcosa che galleggia con una sirena. Vado a chiedere che cazzo vuoi. È il bengala del tipo. Sì, è il tizio. Ma il tizio non dovrebbe più essere. Ah, no, è vero. Ok, l'ho ucciso. Dav, perché stai portando un barile esplosivo? Ma questo si possa vendere, no? Speriamo. C'è qualcosa con il galleggio, per questo. Mi diciamo che c'è la... Su me si vende un fortino. Sento rumore di acqua, sento rumore di acqua. Non c'è un forziere che galleggia, ecco perché c'era di fianco così. Ah, allora, quel tizio forziere. Ha buttato via il forziere, così non lo prendevamo noi, ma è handicappato, dov'è? È tolto, è chiuso? Non so dove sia il buco. Non è che è il coso di così... Ste, corri! Non riuscite scusa a riparare da soli. Ma non c'è nessun buco! E allora mi sa che è il coso di Poseidone. Ma è il coso di Poseidone! Sì, sta piangendo! Sta piangendo e sta riempiendo la barca! Portiamolo via! Andare con uno che continua a buttare via l'acqua. Tranquillo, la bello. La barca. Se volete farla partire, dobbiamo andare via. Dobbiamo portarlo via. Io svuoto l'acqua perché. Appena arrivi te la ma non credo, Dav, che facendo così. Piange qua su. Piange qua, non. Guarda. Ok. Ma secondo me in automatico l'hanno programmato per farlo piangere poi. Dai. No, perché lui piange. Eravamo messo sopra. Lui piangeva. E le lacrime cadevano dai buchi e scivolavano giù. C'era proprio l'animazione. Dove sei finito, te, Dav? Sono qua dentro, sto togliendo l'acqua. L'ho messo però sulla punta. Sulla punta, perché l'acqua cade di sotto, non bagna niente. Lasciatelo lì. Ok, hai smesso di piangere. Ok. Ma forse si è spaventato perché. Perché abbiamo fatto così. Ho cercato di buttarlo giù. Ma io nel dubbio lo lascio qui, sai. Non mi fido. Anzi, sulla punta no, che magari cade. Lo lascio qua per su. Vabbè, ma per quello non è un problema, tanto non riempi troppo. Metto qua. Ok, io cerco un avamposto. Guarda com'è bello. Non è arrivato a cava è online su Twitch. Ah, c'è una signorina che ultimamente mi sta condividendo tutti i miei post su Facebook. Sono io. Ma allora sei bella figa. Allora sei figa. Conosciamo. Ok, basta andare dritti un pochino più a sinistra, abbastanza vicino, quindi ciao. Perfetto. Ma c'era qualcosa da riparare? No, c'era un buco. Stiamo cercando di nuovo acqua. No. No, è semplicemente le onde che si muovono. Dai, partiamo allora. Ci stiamo già muovendo. Timone a sinistra. Aspetta che vado a timonare. A limonare. Voglio timonare. Ok, è già a sinistra, o leggermente. Piripipipi. Andiamo verso sud-est. Un cargato, abbiamo anche ucciso un tirate tizio. Tirate sulle vele, per favore. Sì. Tu? Sì. Cioè, giù. Giù? Ho capito su. Sì, ho detto su. Abbiamo ucciso un tizio, abbiamo trovato dei tesori, abbiamo trovato il tesoro di Poseidone, che non so ragazzi che cos'è. Vedremo quanto vale. Lo andiamo subito a vendere? Sì. Perché sto qua è rarissimo e poi ci riempie la roba, mamma mia. Davide, a ottobre come giochi horror ti consiglio Granny House of Slenderia. No, Granny. Boh, ma tanto quei giochi lì non li farò, te l'ho già detto. Non farò giochi. Da qui a ottobre okay, magari sono morto, l'ho già detto. Non penso al futuro. Penso al presente, bim, baby. Bim, 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 bim. Molli condivido i tuoi post su Facebook. Ma non siamo amici su Facebook, cara. A meno che tu non sia una ragazza incognita nei miei amici. Va bene se dopo ti taggo su Instagram e do il nome del tuo canale. Certo, caro, anzi, fallo pure, ti do il permesso. Facci. Condividilo ai tuoi amici che magari facciamo qualche iscrizione in più e porca Eva, cioè.
Non è che le onde sono tipo più grandi perché abbiamo il Poseidone? Può essere. Perché non mi sembrano mai così grandi prima. No, vabbè, prima erano molto grandi anche. No. Oddio. No, inizia a piangere. Appena lo tocchi inizia a piangere. No, non è che lo tocchi, si è spaventato secondo me. Perché tipo, secondo me qualcosa l'ha colpito, probabilmente dell'acqua l'ha colpito. Tranquillo, sì. Piccolino. Perché piangi? Ma mi fa tenerezza, mi fa. Guarda, i bambini mi fanno schifo di uccidere tutti, ma un baule che piange mi fa tenerezza. Un baule che piange. Capisci la mia la mentalità di Davide Mazza. Comunque, mi posso iscrivere al vostro canale? Certo, caro. Cioè, anzi, devi iscriverti. Ma comunque Dav, anche se sei lì, sta continuando a riempire, quindi metti il tuo. Come sta riempiendo? Sì, sta riempiendo. Se non ci dà tanti soldi questo mi taglio le palle, non è possibile. 100. Non so mandare foto su Facebook, però ho Facebook. Sarà 2000, okay. Secondo me. Ah, di più, 70.000 mio. Vabbè, poi. Compriamo la nave nuova, cazzo. È vero, ci facciamo la nave da. Ancora. Sì, c'ho il baule, non posso. No, ora, sta arrivando la terra. Ah, lo prendiamo dei danni. Mamma mia. Siamo saliti sull'isola. Vabbè, facciamo prima. Ragazzi, venite qua poi. Qua ci sono delle banane e delle assi di legno. Niente. Portatele dentro la barca. Sì, i danni ci sono, ma la nave, sai, non essendo in acqua non entra. Ok, ora inizia a entrare l'acqua. Posso chiedermi una cosa? Se mi dici sono se possiamo iscriverti al tuo canale, caro, ti banno. Quindi non usare. In ogni caso. Mi viene tristezza per il baule, ma anche a me. Dai, vendiamo sto cavolo di baule. Ragazzi, sto per venderlo, vediamo quanti soldi. Porco, non ho legna, dove cazzo è la legna? 1254. Legit. Siamo nella merda, stiamo per affondare, veloce. Prendete i teschi. No, salviamo la nave. Si può salvare di affondare in questo? Ne riparate due. Ok. Ma il timone, boys, non posso salire. Come non puoi salire? Perché continua a girare, sembra tipo Beyblade. Angelo, okay. Dimmi pure, come ti ho già detto, Angelo, se mi chiedi se posso iscrivermi al tuo canale, ti banno dal canale. Easy. Abbiamo tre tesori. Ah, provo a consegnare la scatola di zucchero, vado a vedere se mi dà qualcosa, ok? Prova a cosa del commercio. Ma il forziere di Poseidone l'hai consegnato? Sì, ci ha dato 1254. Allora, io consegno il teschio con... Sì, ne abbiamo due. E poi abbiamo anche la polvere da sparo. L'ho messa dentro per evitare che la colpiscono, che secondo me può valere qualcosa. Allora, quello dello zucchero a chi lo porto? Bella domanda. Commercio per me sul pontile. Tu dici? Oh, mi sembra più una cosa commerciale. Vediamo. Oppure al cose forziere, beh, vedi se te lo fa vendere a qualcuno, è lui. Il teschio lo devo portare a quello di... Devi portare alla sciamana. Dov'è? Qua la sciamana. È qua dove sono io. Okay. Quanto ti dà? Vediamo. 331, è onest. Dov'è il venditorino clandestino qua? È a fianco a ste, è vicino alla sciamana. Visto. Ok, vendi cassa di zucchero, vediamo. Barca. Ci sta per schiantare adesso la nostra. No, che dici? Sì. Abbiamo ancora due tesori sopra, prendeteli. Ah, no. Un tesoro e un teschio abbiamo. Ci sta salendo sopra la barca. E sopra. Figlio di puttana. Vabbè, è da solo ste. Non lo so, è la barchetta piccola. Uno starà guidando. Controllate i tesori più che altro, chi se ne fotte se è dentro la barca. Cosa è successo? Dov'è? Mi sta per uccidere. Dov'è? È qua. Prende il tesoro. Qua dove? Cosa vuol dire? Merda. Dove c'era. È qua dal capitano.
Ucciso, ucciso. Ok. Prendete il tesoro e portiamolo subito via, ste. Prendete teschi e tesoro. Il teschio ce l'ho io, manca solo il tesoro. Adesso respawno sulla nave. Lui dovrebbe respawnare sulla sua nave in Inculandia, che magari si è anche schiantato. Sì, 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 via, 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 corriamo. Cazzo, sono un tardo per uno squalo. Muori, testa di cazzo, coglione. Muori, muori, mi senti? Che va, bravo Kevin. Ciao King, bentornato. Sì, sì, Kevin mi è arrivato. Squalo, aiuto. Ok. Comunque il tipo si è seduto, quindi mi sa che ci si può sedere con qualche tasto. Sì, prima uno mi ha fatto le emote, prima ballava uno con me. Quello che abbiamo ucciso sulla spiaggia ha cominciato a ballare, quindi... Abbiamo il teschio, lui, il teschio schifoso, 167. Vegeta. Ok. Ho idea che possa essere sempre lui. Yes. Il davanti tra le forze. Vai, facciamo la missione. Ce n'è ancora una. Sto tornando, mi sa. E tanto non ci abbiamo più un cazzo che venghi pure. Vabbè, però facciamo il culo. Sì, ragazzi, avete preso le banane, quelle robe lì dentro questi bauli? No, no? Adesso prendo un po' per... Non ci riempiamo la barca. Aspetta che svuoto tutto e poi prendo, che ci senso. Sono 8 banane e 5 e 6 assi. Che canonico che questo torna dritto. Ma no, non sta tornando. No vabbè, ma se torna spawna sulla nave magari tu. Ne vedo, non sono dritto. Sono lontano, sto arrivando. Caricate i cannoni, boys. Sì, sto caricando. Magari non, forse anche lui ha dei tesori. Ma non penso che farebbe così. Ha un tesoro. Ma se andassimo a inseguirlo noi proprio. Ma sta arrivando verso, si sta speronando, quindi adesso ci viene addosso. E gli spariamo dritto qui. Sì, uno non lo riempite, gli salto addosso, così non se lo aspetta. Gli sparo? Sì, sì. Non ho più campale di cannone qua. Questo si vuole. Merda, mancato. Bravo. Dai, saltando ste. Dov'è? Morto. È qua, è qua. Forse è caduto. Il pollo manca, boys. No, è vero. Io vado a riparare la nave. Merda, è qua sotto. Dov'è? Non lo so. Mi ha colpito. Ma è dentro la nave? Sì, sì, sì. Io ho bisogno di andare giù perché... Penso stia affondando, esatto. La sua barca è andata è affondata. Merda. Ho colpito. Dava, abbiamo bisogno di una mano. Ci sono, ci sono, ci sono. Dove l'ha messo il barilotto esplosivo, Dava? Sotto. È finita. Mi sa che l'ha fatto esplodere. Riparate, io sto questo. È morto lui? Lui è morto, sì. La sua nave è andata giù. Cazzo, quanto si sta riempiendo? Perché ci sono tanti. Penso sia esploso il barile, sapete. Dico, ci sono 3 buchi, 4 buchi qua dietro. Ma quelli sopra non sono un problema, sono quelli sotto il problema. Sì, sì. Ma sono sotto i buchi? Sì, ce ne erano 5 qua sotto. Chiudi, te chiudi, ce la facciamo. Ho finito il legno, porca merda. Aspetta, fammi il cambio, c'ho io il legno. Vai. Togli l'acqua, ste. Scusa, piace. Ma la sua nave è qua accanto. È andata, l'ha lasciata andare contro l'isola e si sarà scantato. Perché tutta sta gente ci rompe le palle, mannaggia. Ma è lo stesso di prima per me. Sì, sì, lo stesso. Perché aveva lanciato via la sua nave. Che? Aiuto! Ah, cioè è passato attraverso affondando. Sto affondando. Che paura, cos'era? Oh, la nave. Ho capito, ma il non me l'aspettavo. Il pollo? Era sotto il pollo, magari è morto, può essere. Cioè, non so dove l'ha nascosto. Viato, l'avevi nascosto? Io? Sì, avevi preso te l'ultima volta. No, ma era qua giù, credo.
L'avevo messo. Sì, è morto, è qua. Era qua, la... c'è la... il pollaio, non c'è più il pollo. L'ha ucciso quel coglione. Vabbè, intanto è morto. Vabbè, io devo rifornirmi di tutto. Te l'ho detto, andate a prendere le banane e gli assi, sono sul sull'isola. Ricarico i cannoni, risvuoto le palle che mi rimangono. Perché io svuoto tutto e vado a prendere le banane e le robe. Le assi dove vanno messe? Più qui, eh? Abbiamo solo 4 assi poi, merda. Sì, allora, come faccio a diventare moderatore? Attualmente non cerco moderatori o moderatrici, mi spiace. Tanto c'è poca gente in live, quindi posso gestirla anche da solo. Buonasera Dav, come stai? Tutto bene? Che ti sei mangiato stasera? Ma non ho ancora mangiato. Cioè, mangiare alle 6 del pomeriggio non sono ancora in un ospizio. Beh, dai. Ancora fa già pensare. Eh? Qua stai, guarda. O viace, anzi qua viace. C'è un pezzo. C'è ancora una di legno rimasto. Altri bauli. Comunque quel rimbambito, madonna. Ci ha provato, sì che non aveva tesori, eh. Non aveva. Aveva molto da perdere, sì. Però stronzo. Intanto metto la missione, va bene? Mm-hmm. Sì. Non l'abbiamo ancora finite le tue. Manca l'ultima. Te ne manca. L'ultima. Ho stivato un po' di legno, ne vado a prendere dell'altro dall'isola. Poi accettate la missione, per favore. Ultima la gara. Sì, appena arrivo sulla navetta. Siamo a 3 ore di live, porca io. Ma sto giocando. È una droga sto giocando. Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo. Stavano suonando alla taverna. Dove siete? Io sto arrivando sulla nave. Ok, anch'io. Se troviamo dei barili in acqua di rifornimento, buttiamoci che ci serve del legno e anche palle di cannone magari. Va bene. Ciao Laura, qual è la differenza tra sponsor e moderatore? Solo per ignoranza? Si stanno avvicinando, forse lo stesso. Uccidiamo? Credo, ma non mi sa. Non ne so se. Ma che lato, che lato? Ah sì, è di qua, da questo lato lo vedi. È il solito mongolino, andiamo un po' via prima che arrivi. Marco 2, non ci voglio combattere. Via, tanto non c'ha niente, non guadagna. Girate l'ancora per favore. Comunque allora Laura, ti spiego, i moderatori possono bannare in chat e comunque essenzialmente loro moderano, possono silenziare gli utenti, bannarli, mutarli per un tot periodo. Avanti. Mentre i moderatori possono utilizzare emoticon speciali, hanno il nome verde, invece i moderatori hanno il nome blu e hanno il simbolo del biscotto a fianco, come puoi vedere King c'ha il biscotto a fianco. È più che altro la sponsor è più per supportare il canale, non che sia troppo utile, ecco. È in descrizione, Marty, il link per diventare sponsor. Ma che dove stiamo andando? Boh, non lo so, stiamo solo scappando da quelli handicappati. Caricate i cannoni che gli spariamo a quelli handicappati, vai. Si avvicina, non sprechiamo. Già ne abbiamo un po' che non sprechiamo. Io gestisco il limone. Brava, noi pensiamo a sparare, tranquillo. Ah, non lo prendi. L'altezza c'era, ma non era la direzione, era sbagliata. Ci sto speronando. Strano. Sono schifo, cioè. Ciao, dai. L'altezza. Coglione, ne manco salito. Altri canoni di qua. Ma ci ho speronato, vado giù io.
Giro il timone a destra. Ho girato a destra, se non è tutto dall'altra parte. Razzi sotto! Hai bisogno di una mano? No, no, ce l'ho fatta. Finito? Sì, vabbè. Sì. Ce l'ho fatto una cosa tattica, ho preso una secchiata e poi l'ho tolto. Bella Super Fighter, benvenuti in live, mi raccomando, lascia un bel like, okay, se sei iscritto, allora, vado a individuare l'isola. Ma sei andato via con l'handicappato? Ma sì, si controlla però. Figlio di puttana! Ho bisogno di soldi. E vai a lavorare, caro. Nel senso, anch'io ogni mattina mi sveglio per andare a lavorare. Quindi vai anche te, caro, e ce la farai. Però devi essere maggiorenne, perché sennò è un po' illegale. Ok, individuata la cosa. Devi andare tutto a destra, piace. Grazie, King. Ma il tizio dove è andato? È dietro di noi. È dietro di noi, ci sta. Perché con lui c'è, non si fa una vita? Ma sei schiantato? Ma quest'isolone qua vicino gigante è un altro. Poi ragazzi, perché non andiamo di nuovo a quello dello scheletro? Vorrei riprovare. Ma più avanti. Dobbiamo far soldi. Raga, dobbiamo prendere le palle di cannone, palle di cannone. Dobbiamo riempire i cannoni. Va bene. Io ce le ho le palle. I cannoni mi sono tutti carichi. No, questo no. Questo no. È vicino. Dove? Destra o sinistra? Destra. Ma non gli sparare perché sono qua. Non lo potete prendere, è possibile. Tanto speronare non può, non c'ha così dinamicità. Mi prendo il cecchino, gli sparo in bocca. Sì, posso scegliere io, Laura. Essenzialmente a fianco posso scegliere io. È diciamo un emoji che sceglie l'admin del canale. Ho messo quello perché un tempo il mio simbolo del canale era il biscotto. Adesso dovrei cambiarlo, infatti. Perché adesso non ho propriamente un simbolo. È sceso. Non sta più guidando. È handicappato. Debole. No, è qua, è qua. Ah, sta buttando giù. No. È salito. Salito. Caduto in acqua. No, è volato giù. La sua nave sta affondando, quindi è perduto. Ok. Ha perso. È rimasto senza nave, senza... L'ho hittato due volte. Ah, ha perso. Ah, sotto. La vale. Nostra nave è messa male. Ma perché deve rompere le palle? Perché non ha niente a fare. Ci ha detto i last, figli di puttana. Oh mio Dio! No, sai chi è sto qua? È quello che abbiamo ucciso sull'isola. Sì. Non quella, proprio il primo che abbiamo incontrato, quello da solo. Ma è sempre lui, è la terza volta. Mamma mia. Vabbè, se non si... Tanto adesso non ci può più seguire, quindi si fuori. Ma magari sapeva. No, perché noi prima, lui sapeva che prima eravamo lì fermi. Adesso noi andiamo da tutt'altra parte, lui non può raggiungere, non può saperlo. Come stiamo andando? Dove bisogna andare, boys, lo sapete? No. Sì, l'avevo messo. Siamo arrivati, è questo. Parcheggiate qua poi. A sinistra? Sì. Terzate voi col coso. Terza. Destra o sinistra? Sinistra. Io a sinistra sto andando, tu. Vai. Ok. Vabbè, buttatevi che anche se la faccio. E sto qua davanti? Sì. Io sto sulla nave perché c'è, cioè, magari arriva uno strumento. Sì, bravo, tanto non c'è bisogno in due. Fino a che ora continuate? Bella domanda. Che giorno è? Io ho 17 anni, perché mi tiene? Fino alle 3 sono qui. Ma è facile qui. Doro, bitches. Questo, oh mio Dio, con rubini. No, sono i rubini. Oh, ancora uno. Ancora due. Lo riportiamo subito. Forziere del capitano. L'ho trovato ieri, valeva tipo 1000 qualcosa. Oh mio Dio. Vabbè, potremmo anche continuare, tanto per uno solo. Ma se c'è il tipo che continua. Ma se torniamo indietro lui ci aspetta lì e ci rompe le palle. Andiamo da un'altra parte. Voglio essere maggiorenne. Non cambia tanto, Marti, a parte che puoi comprarti l'alcol e puoi finire in prigione, cambia poco essere maggiorenne, fidati.
Genesco. Beh, però è bello, tipo ammazzi qualcuno, almeno finisci in prigione. L'unica cosa decente che cambia è che devo prendere la porta. No, dico, pausa cena la fate. Sì, 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 certo, certo. Facciamo cena di mezz'ora e poi ricominciamo. No, si cena qui. Esatto. Ma io lo farei, ma mia madre mi ucciderebbe. Quindi abbiamo una nave. Mia madre mi ucciderebbe. Ci sono le banane qui sulla nave, cosa vuoi di più? Mangiamo banane a cena e basta. No, io potrei anche vivere a banane, nel senso, non sarebbe un problema per me. Ma no, fide. Ragazzi, ho una missione di un boss, la volete fare? Io ho messo già una. Ah no, che allora facciamo quello, sì. Ok, facciamo le tue. Isole che poi scopriamo dove andare. Allora, quanti soldi avete, amici? Comunque. Io aspetta che ti dico. Palla striscia palla. 8635. Palla striscia palla, ce l'abbiamo vicinissimo la prima. Nord, sud, est, ovest. Nord. Okay. Nord, leggermente nord ovest, ma proprio poco. Perfetto, quindi sinistro. No, dritto così va bene. Lo so, ma dritto c'è. E come divento moderatore? I moderatori faccio solamente persone che conosco realmente o persone che, boh, non lo so, non faccio moderatore di solito. Perché non ho bisogno. Perché non mi fido delle persone io. No. E l'altra ce l'abbiamo qua a sinistra. Cioè, l'unico moderatore che avevo ai tempi era la mia ex ragazza, quella proprio seria. L'unico moderatore che è durato più di una settimana. Era la mia ex ragazza. Nella. Qualcuno va a riparare giù la nave che penso che si romperà fra poco. Ma come, non ti fidi di me? No, io dico, non mi fido dal punto di vista di lasciare comunque il canale a qualcun altro, nel senso. Ovviamente io mi fido solo delle persone che conosco. Pipipipipipipi. Era un po' che non suona. Qua c'era un buco. Perché ti danno i pugni al legno? E qua c'era un buco. No, ho visto che tipo l'animazione è bellissima. Anche qua c'è il buco. Ma il moderatore che fine ha fatto? Ah, l'ho tolto il moderatore. Il vecchio moderatore. Non c'era mai, quindi. Pic? Sì, sì. E qua c'è un buco. È pieno di buchi. Ma tanto quelli non sono tanto un problema. Ma metti che sale un po' di più l'acqua. Ah, sì, ci abbiamo. La volta che ci sale un po' di più sono tutti, perché entra da 5 minuti un po' in. E tu non sai di buchi, Steve. Cosa? Eh? Che ore sono, amici? Andiamo. Sono le 25, sono le 18. What? È ora di continuare per altre 3. No, io dicevo sul gioco, che me ne frega della vita reale. Ah. E piace, guarda che ore sono. C'è modo di saperlo. Sì. Sono le 3, sono neanche le 3, sono le 25. No, quello è il giorno. E questa è davanti a sinistra. Per... Oggi è il 25, allora. Vai proprio a sinistra, il viaggio lo vedi? Sì, sì. Ciao Irwe! No, Irwe, cosa? Ciao Dewe, benvenuti in live, Irwe, ma che. No, tranquillo, ho mantenuto 50 euro in mano senza spenderli. Giuro, ed è pure per un'ora. Me l'aveva dato un mio amico. Quello non si chiama, cioè nel senso non è fiducia, quello è senso del guadagno, nel senso, se mi danno 50 euro non è che li spendo subito. Io lì. Almeno per 5 minuti resisto. Esatto. Poi se vedo per caso se vedo per caso una meretrice per strada, gli chiedo scusa, vuoi dei soldi? E lei fa sì, e poi cominciano cose. Cliccate! Sì, okay. Ho fatto. Che mappa è? La prima. La prima. Okay. Due tesori, uno per isola. Ti ho pagato Far Cry 5, essenzialmente sì. E anche GTA, e anche, scusa, FIFA, anche FIFA. Io faccio questo, voi andate a quell'altro, boys. Tanto è facile. Tanto davvero non lo trovo. Trovato al primo, baby! Oh, bitches! Comunque c'è solo questo su quest'isola. No, ce ne sono due, c'è uno e un altro là. No. Sì. Ah no, perché uno l'ho già trovato, quindi te l'ha tolto. Ah. E questa qual era l'isola? Ah, questa. Questa qua è quella. C'è già viaggio, se non sbaglio. C'è uno scheletro che ti serve invece. Scavata a caso per l'ansia, porco due. Ma l'ansia di che? Non è una gara. Sì, per me sì. Ma cosa? Non di soldi da tutti. Aia, basta, mi sta venendo? Ciao Jacopo, benvenuto in live. Trovato. Io, il mio era una merda il forziere. Anche questo è una merda. Ho trovato viaggio. È la corda del naufrago.
Dopo, dopo quelle di viaggio, che sono una missione di uccidere altri boss. Sì, invece. E ho vinto. Ok, abbiamo tre tesori. Comunque invito tutti i ragazzi a lasciare un bel like e iscrivervi se non l'avete già fatto. E l'altra mappa l'hai già segnata? Sì. Dov'è? A sinistra. Ah, è tutto dritto. No, siamo puntati bene. Andiamo semplicemente a puntare dritto. Dove siete? Stiamo arrivando. Okay. Questa è la prima delle tue, piace? Sì. Quindi poi ce ne sono altre due. Sì. Poi ci sono le mie tre. Poi possiamo andare a costruire. Dai, andate giù, via. Dove che stiamo andando? Tutto dritto di andare. Ok. Un po' a destra il giro, sì. I cannoni sono pieni? Sì. Okay. Sì, li sto raddrizzando, li sto raddrizzando. Un po' a destra, piace. Così dovrebbe andare. Comunque dobbiamo imparare a mirare con i cecchini. Cioè con i cannoni, perché. Troppo a destra? No, non ci siamo neanche ancora. Ancora un po'. Ok, così può andare. Siamo contro vento. Siamo contro vento? Sì. Vale. Io mi chiedo perché ci sono un po' di uccelli che girano intorno. Anche ieri ve l'ho chiesto. Oh, magari c'è forziera dei bauli buttati giù, non lo so. Rifornimento. Un giorno ci andremo. Quando saremo grandi. Facciamo così, quando mi fidanzerò, ragazzi, andremo in quei posti. Intanto vado su Facebook a vedere che post mi ha condiviso con la signorina. Ah, quello di Leone Canefifone. Quest'isola qua a destra non vi ispira gigantezza? No, è tutto... bellissima, molto enorme, però no. Cioè, mi ispira, però non dobbiamo andarci. Ah, non tanto. Possiamo scavare tutta l'isola finché non troviamo un tesoro. Non penso che funzioni. Comunque siamo quasi in 4 ore di live, porca madonna. Non è quello che non si fida di uno di 17 anni. L'età non vuol dire niente, nel senso uno può avere 17 anni ma avere la mentalità di uno di 10. Numericamente uno può avere 17 anni ma può essere un rimbambito. Ok, la vedo. Non vedo più un cazzo perché c'è il sole. Aspetta, ti dico quando... Ah sì, devi andare leggermente più a destra. Sì, sì. Andando. Oh, ma se io vado a inventare il motore, Cristo. Il prossimo gioco Sea of Thieves 2 sarà con i con le barche a motore. Di tutto no. Pure nella prossima patch. Ah, devono patcharlo bene sto gioco, nel senso. Cosa dovrebbero mettere delle patch fighe proprio. In cui aggiungono cose fighe. Come è andata la live? Destra. Pensando che l'avessimo già finita. Illuso. Ma che ti pare? Ma come si fa a abbassarsi questo gioco di merda? Come si fa? Abbassarsi. Abbassarsi. Ho visto viaggio. Io so che con Z metti via l'arma. È vero. No, con X. Ah, ballo. Oh, piace! Guardati, guardami! Ancora! Non ora, non ora! Ormai me l'hai detto. Tanto vicino. Tanto vicino. No, vicino, vicino. È perfetta l'ancora è perfetta, se la butti.
Ragazzi, piace, guarda. Tiri di ti ti ti. Non vedo dove sei. Sulla punta, vieni, vieni. Tiri di ti 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 ti. Com'è che balli? Con Z. Vieni premuto e ti dice le varie cose. Ah, ok. Sì, con X mettivi la. Pi 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 pi. Ah, te lo fa pure in terza persona. Beste però. Che forziere è? Sembra più figo quello. Quello mi ha dato un serpente degli scheletri. Cosa facciamo? Gli portiamo i cosi? Lì c'è anche un serpente rompicoglioni. Qua c'è un teschio. Uno scheletro o un teschio? Un teschio taglia sciagurato. Davvero? Dov'è? L'ho preso e lo porto sulla nave. Ma davvero? Che culo. Sì. Buono, meglio. Sono 200 gold easy. O 150. Mi ricordo che abbiamo il tesoro del comandante che vale un fottio. Oddio, guardate il ciclone dietro di noi, dietro la barca. C'è qualcuno? No, la cosa. L'ho messo sul letto il teschio. Là? Oddio! Ok. Perché avete spento le lanterne di sinistra e basta? Io non l'ho spento. Adesso okay. Sono appena salito. Io sto salendo ora. Allora abbiamo uno, due. Ragazzi, c'è un problema. Guarda il tesoro. Dov'è il tesoro quello potente? Ah no, questo. Uno, due, tre. Che con la luce non sa. Infatti, cinque. Cioè, cinque tesori abbiamo. È un teschio. Prossima missione la devo metterla. Sì, sì. Qualcosa di figo, eh. Votato. Una sola isola. Vabbè, faccio veloce. Cerco l'oro di un pirata semplice in questo viaggio nell'apprendistato d'oro. Ok. Pi-di-pi-pi-pi-pi-pi. Quante mappe abbiamo? Una? Sì. E poi le mie ancora, tutte e tre. Delle mie missioni dopo quella attuale ho un'altra ancora. Sì, sì. Ok, trovata, credo. Sì, trovata. Sud, abbastanza distante. Ok. Ah. Salve. Ciao. Mi fai luce. Bello. Io ballo. Abbiamo il vento a favore, più o meno. Con la vela a sinistra, vado a raddrizzare la vela. Quanto devo girare, Ste? Io sono qua di fianco di kebab. Cosa? Ah, ciao. Allora, c'è un roccione qua davanti, quindi... non lo vedo. Ora vai a destra. Va bene così? Puoi raddrizzare questo roccione, poi ritorni sul sud e va benissimo. Puoi già sterzare a sinistra. Sì, ho già fatto. Ah, ci sono delle luci là in fondo. Tante luci. È un avamposto. Lo sento. Andiamo all'avamposto? Boh, come volete. Un po' di roba ce l'abbiamo da consegnare. Andiamo, va. Guarda qua vicino. Allora... Essendo qua a fianco ci stai. Di strada. E ci raggiungiamo. Prima di perdere tutto e sfollare male. Vedi che Mario e Molly c'è gente, ce lo ci ammazzano, ce lo vedo. Basta consegnare. Certo che col buio non si vede un cazzo, sì. Non si vede niente. Abbiamo delle lanterne, ma sfortunatamente questa nave ne ha poche. Ok, grazie.
Ma cattivo. Ok, dritto di qua. Io raddrizzo le vele. Piripipi. L'aurora boreale. Vai sì, 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 sto andando. Sterza, baby, sterza. Andiamo sul molo, guardate che giro vi faccio, baby. Qualcuno vada all'ancora. Ci sono. Aspetta, dico io quando. Ancora, ancora, ancora. Guardate, rifittiamo che è una meraviglia. Hai preso quello bello? Sì. Meno male, sì. Ah, io prendo il teschio. Adesso mi ammazza uno squalo tipo. Non vedo, tanto il tesoro rimane lì. Penso, ma che non sono rubi. Mangia anche il tesoro. Buono. Mi dispiace che quel coglione di prima ci ha fatto perdere un pollo e della polvere da spar. Mannaggia lui. Ragazzi, qual è l'alchimista? Dov'è? Manco 974. Manco 1000, che schifo. Vai teste, vediamo. 123. Vediamo un po' il mio. 201. Ho vinto io, ho vinto io. E vabbè, ma c'è un tesoro potente. Ce ne dovrebbero essere altri tre, tipo. Ma se uno di voi muore, la missione continua. Sì, essenzialmente, se muorete finisci nell'olandese volante, che è guidato dal fantasma, e dopo un tot di dopo tipo 30 secondi puoi respawnare sulla nave. Quindi l'unico modo per uccidere, diciamo, tutte le persone è appunto distruggere la nave. E distruggendogli la nave loro respawneranno in un altro posto, e quindi ti puoi andare avanti nella tua avventura. Più che altro è fatto per rubare i tesori, ecco. Piripipipipipi. Ciao Border Apple, benvenuto in live. Come va? Mi raccomando, lascia un bel like. Se non sei iscritto, iscriviti. Dov'è l'ultima tizia? Mi sono perso. Dove devo portarla? C'è schifo, bello. Yes, sono 5000 e passa. Sopra i 5000. Io 10.330. Posso comprare la pala dorata, lol. Costa 1000, la prendete voi? Io l'ho già preso. Davvero? Io sì, l'ho già preso. Devo cambiare ancora. Intanto vado a comprare un po' di vestiti. Anch'io. Ma avete i soldi? Grazie mille, Boreal, benvenuto. 5000. Ma io c'ho 8000, tipo. Allora. Posso comprare i guanti? Bello il cappello da pirata. Ah, io intanto rifornisco la nave con il legno e cose così. Non mi ricordo cosa ho comprato. Ebbene. Merda. Cosa ho comprato? Good day. Beh, c'è la spunta verde. Se hai comprato. È vero, grazie. Ah, solo quello. Very good.
I capelli dove posso comprarli? Sì? Cosa? I capelli. Quello dei vestiti. Qua, dove, sì. How are we today? Ah sì? Mm-hmm. No, vero, sì. Dove verso destra, vedi tutte le varie acconciature. Sì, sì, vedo, vedo. Non ci ho fatto caso, colpa mia. Until next time. Ora un post, eh? No. Lo sai? Vado davanti. No, c'è la gamba di Randy. E grazie mille a Marty Gamer per l'iscrizione. Mi è costato un fottio, eh. Cosa? Mi è costata tantissimo. Tipo 13.000, 11.000. Ma 5.000. 5.000? Sì. Ma io non l'ho visto. È nella prima pagina, beh. È nella seconda o prima pagina? È quella che è più brutta, ma è quella normale. Le altre sono incastonate d'oro. La seconda, sì. Gambe di legno da marinaio, è quella base. Poi ci sono quelle tutte indiamantate che sono più belle, ma costano troppo per ora. Intanto mi faccio quelle. Io ora i guanti fighi. Ma dove piace che senti tutto questo? Sto rifornendo la nave. Ma bravo. Grande. Unexpected. Hello, lucky adventurer. Ah, mi devo anche equipaggiare la pala. Ecco cosa avevo comprato, che non mi ricordavo. Ma quanto sei piratice con la gamba di legno. È vero, è troppo figa. Mamma mia. Mamma mamma. Ragazzi, come si cambia la skin della pala? Sulla nave c'è la cassa fuori dal negozio dove la compro. Ah no, non si compra. Fuori dal negozio sì, degli oggetti, okay, sì, comunque sì. C'è una cassa, la cambia. Non è proprio d'oro, è tipo di bronzo. Rifornisco la lave di tanto legno perché per riparazioni varie. Adesso ti prendo delle palle di cannone. La fai ste. Poi che ore sono? Metto su. No, per cena però vabbè, andiamo via tutti a cena. Sì. Se te manca una, viaggio che solo hai finito. Le missioni? Sì. È quella che stiamo facendo che non abbiamo neanche iniziato perché ci siamo. È l'ultimo. No, e poi un'altra. Ah, perché era una lunga doppia, ok. Oh. Sì, allora, quella di prima erano due isole. Aspettate che prendo ancora del legno che serve sempre. Perché non leggi i miei commenti? No, li leggo, ma... legno? Sì, ho io legno. Sì. Beh, se volete intanto iniziare a partire, poi nel caso vi raggiungo con la sirena. Ciao Laura, ci sentiamo, grazie per essere passata. Ciao amore. Ciao. Pi. Non abbiamo banane? No, scherzavo, ne abbiamo un fottio. No, ne ho preso un sacco. Quanti lassi di legno abbiamo? Un fottio, 26, bene. Avete messo la missione? Ah, ma già, scusate, sì, me l'hai appena detto. Sì. È già segnata? Sì. Dov'è? Ma state aspettando a me per partire? State partendo. Beh, partite pure che vi taglio la strada e salgo. Toglielo ancora. Vai, partite. Allora. Taglierà ancora, ti sono tanto su. State curvando a destra perché girate il timone tutto a destra e arrivo. Ok, allora a sinistra. Ma l'hai girato a sinistra il timone, non a destra. Davvero? No, a destra, scherzavo. Ho visto male io. Allora mettilo tutto a destra, sì, perché altrimenti ci schiantiamo per forza. Ma invece mi sono normale. Ma tranquilla, Marti. Avete tolto l'ancora? Sto facendo ste. Sono sul timone. Dopo che togliete l'ancora risalgo io. Ma non so. È la mia impressione o non stiamo salendo il livello di reputazione? Ok, cacchio, vero. Adesso no. No, a me non è salito di zero proprio. Sì, infatti. Infatti. Boh, magari è buggato come ieri. Ma che palle, oh. È sempre un po'. No. Sì, ma poi ce lo darà magari. Roccia. Sì, ma sto facendo salire te, poi giro. Ah, ma la roccia intendi questa?
Mannaggia te. Dove devo andare a sud? Sì. Ho rotto tutto. Ciao Marti, ci sentiamo. Lol King. Ok signori, penso che facciamo l'ultima missione e poi stacchiamo la live. Poi continuo a giocare, per amor di Dio, però almeno mi riposo. Mi ragazzi, godiamoci l'ultima missione, poi stacchiamo. Ho ridato l'acqua al mare, ora il mare. Ragazzi, quanto devo girare ancora? Aspetta che vado a vedere. Dico proprio ancora un po' adesso. Ancora a sud. Proprio punta verso sud. Sud, sud-ovest leggermente. Ok. Ora, perfetto. E non ci schiantiamo contro un'isola qua davanti. Minchia, mamma mia. Ho preso il vento a favore, okay. Mamma mia, stiamo volando. Sinistra! Barca, miei prodi! Magari è lo stesso tizio di... No, no, è troppo grande per essere lui, mi sa. Tiro sulle belle che rallentiamo un attimo. Non c'ha bisogno, non era necessario tutto ciò. Necessario. Ciao Boreal, ci sentiamo questa sera alle 21 con un'altra live, se ci sei. Ho colpito! No, quasi. Vado a prendere le palle di cannone. Vabbè, dietro comunque si era una nave da uno. Dove che dovevo andare? Troppo. Ah, hai lasciato il timone. Stavo attaccando, sì. Fai te. Curvato. Metto il cecchino almeno se insegue gli spazi. Ditemi che c'è un roccione davanti e non lo so dove, non lo vedo. Ecco, ci sto puntando. Cazzo! Piace! Dov'è l'isola? Dov'è l'isola? Attenti, ditemi davvero per il roccione, cazzo. Aspetta, se fai così vai in mezzo. Ci passi in mezzo così. Così passi in mezzo. Vai tranquillo. Sì, vai in mezzo. Tanto vado a prendere munizioni. Arto bimbo bimbo bam. Ciao Zeus, buonasera. Okay. Hai evitato questo roccione, vai un po' a destra. Va bene. Anzi no, vai dritto così, va bene, perché tanto se poi vai a destra devi poi di nuovo sterzare per evitare una un'isola. Perciò continua così che va benissimo. Comunque la barca è andata alla barca è andata all'avamposto, potevamo attaccarla, cazzo. Si è appena schiantata sull'avamposto, mamma mia. È schiantata? Sì, sull'avamposto. Bello. Sono comodo, sicuro. Grazie. Viaggio come mi reggo sul palo con una sola chiappa. Qua lì non tocco manco il pavimento, guarda. Allora. Aviano, non hai visto la mia gamba di legno? Ah no. Ho visto le vele. Ok. Kent, sarebbe bello giocare un gioco così col visore. Oh. Ah, è la gamba di legno. Mi dispiace. È troppo figo, vero? Ho perso una gamba. Buono, mi avete protetto dagli squali, io ho perso una gamba. No, è l'Iraq. È colpa del pollo, io ve l'ho detto che dovevate stare attenti al pollo. Invece no. Tranquillo. Invece, mentre dormivo mi ha staccato una gamba. Mannaggia. Pollo maledetto. Pollo da combattimento come quello di una notte da leone. Damn, son. Dov'è l'isola, boys? È controllato. Io sono seduto. Ah, vado di sotto. Di sotto. Lei sta meditando sulla punta della barca. Ah, un po' più a destra. Lo so, c'era un'isola. Ah, la vedo ora. È qua vicina? Sì, è fianco. È quella lì piccolina a fianco a destra. Allora. Ciao Matt, benvenuto in live. Dai, ma come funziona questo gioco? Noi siamo dei pirati, abbiamo creato una nave da tre persone, come puoi vedere. È una nave da tre persone, dobbiamo ottenere le missioni e compierle. Ci sono missioni dove devi uccidere boss, missioni dove devi
fare robe. E attualmente noi stiamo andando a cercare un tesoro usando la mappa. Vedi? Vedi ste? Anche te? Sì, vero, vero. Bellissimo. È un gioco di pirati, molto figo. Come pirati? Dove? Dove? Maledetti pirati. Pronto con la cosa. Piace? Dovresti stare a guidare. Oh, pronti con quella cosa che se non ci scontiamo. Yahoo! Pa 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 pa. Ma dove siamo? Allora, devo capire un attimo dove siamo. Qua ci sono delle assi di legno, se potete prenderle. Bravo. Oh, bravo. Bello. Non aver paura, Capitan Ste. Banane, palle di cannone e pieno di roba qua. Sono altri. Tanto io cerco quell'altro. Qua abbiamo preso, scusa, quello lì. Quindi ipoteticamente dobbiamo andare a quest'isola, ok. Comunque di giorno è meglio spegnere le lanterne se no inquiniamo la terra e poi nel 2018 ci ritroviamo un pianeta di merda. Tanto noi saremmo morti nel 2018. Minchia, magari. Ciao, come stai? Ciao. No. Preso. Oddio, la nave qua è strasfasciata. Dentro è riparato. Dava, a che punto sei? Sto cercando il tesoro. Ma c'è la stella il tesoro? Non ce ne sono due. Davvero? Sì. Davvero? Sì. Ah, non me ne ero accorto. Ciao Eugenio, benvenuti al live. Ok signori, appena troveremo questo tesoro qua terminerò la live, visto che siamo qui da 4 ore, quindi direi che può andare bene. Poi noi off camera continueremo a giocare, questa sera ci rivedremo penso con Sea of Thieves. Che cazzo è sto tesoro schifoso? È qua dopo niente dove piace. L'avete trovato veramente? No, questa qua è l'isola sbagliata, è lì dove è da... Quello che Dav cerca come... Ah beh, sì. Non potete trovarlo alla prima, beh. un altro d'oro. Diverso da quello. Ma dai, volevo trovarlo io. Fatemi almeno raccogliere, vi prego. Che schifo la vita. Signori, spero vivamente che questa live di Sea of Thieves vi possa essere piaciuta. Noi ci lasciamo con questo forziere in mano e con i nostri avventurieri in acqua, che sono tutti bagnati. Aspetta per finirla bene. Vai. Aspettate che venga anch'io. Ti. Ti. Aspetta che vengo anch'io. Sì, tanto stiamo salendo. Apprendista d'oro. Quanti tesori abbiamo? Due? Due. Tutti e due dorati. Signori, noi ci vediamo questa sera alle 21, 21 e mezza massimo con Sea of Thieves, sempre con Ste e Viatex. E niente, buona cenata ragazzi, buon proseguimento di giornata. A stasera amici. Ciao. Ciao.